La musichetta poi la togliamo ovviamente quando registriamo Power Pits. Ma a 30 anni diventerò così, ho paura di crescere. Oh, è la frase più vera e più divertente perché è vera. No, il problema è che a 30 anni deciderai tu chi diventare. Ed è questa la cosa che fa terrificante. Ok. Basta, niente, qua ho il file già preparato ieri e lo facciamo partire. Facciamo una prova, esatto. Andiamo. Ascolta, faccio un backupino. Prepara un backup? Se vuoi. Ok, allora io inizierò a registrare anche qua da Streamlabs. Ok, registra anche da Streamlabs. Cioè abbiamo, nel senso, 8 copie della stessa cosa, voglio dire. Sì, te. Perché insomma è un lavoro molto importante e dobbiamo fare in modo che sia registrato. Ma tra l'altro, allora non lasciare cose aperte. No, adesso in giro, nessuno di noi tre si sa muovere. Se abbiamo dei liquidi aperti in giro, 100% li rovesciamo sulle cose. Ma hai sempre avuto questa tastiera fighissima? Da qualche anno, non è vero, da qualche mese. Ciao chat! Ciao! Nel frattempo che, ok, allora qua siamo più o meno settati. Faccio anche una prova di... Cosa avete fatto in quest'ora senza di me? Tristissimo. Allora, ci siamo divertiti. No! Ci siamo divertiti un altro po'. No! Poi c'è stato un momento in cui ci siamo mega divertiti, proprio tantissimo. Ovviamente non avendo registrato non potrei mai vedere questa cosa. Cioè, in realtà vi ho guardati quasi tutto il tempo. Vi ho ascoltati. Pensate mentre guidavi, non, cosa? Non vi guardavo, vi avevo solo ascoltati. Sì, tra l'altro, cioè, nel senso, questa cosa è ridicola. Abbiamo veramente 100 microfoni. Sai che io amo i backup. Cioè, proprio... avere più backup. Ma è sure anche questo. È tutto sure. Mamma mia. Le sure sono il futuro. Comunque, io oggi sembro stranissimo, non so perché. Perché non hai il tuo signature cappellino da... Il padre bianco. Esatto. Forse è quello. Sì, mentre io guardavo la strada su GeoGuessr. A parte che... sì, esatto, strano horror, Luffy, non so perché. È il grandangolo che mi sfasa, cioè nel senso... Sì, anch'io sono stranissimo, non sono così ciccione di solito. Allora... comunque, aspetta, controllo... Dove è andato? È andato a fare la preparazione pre-puntata e cioè è andato a fare gli appunti. Ok, perfetto. Io non ho appunti per questa puntata, perché... Io sì. Perché sono... posso cominciare io ora con Open? Certo che sì. Benissimo. Comunque, avete parlato un po' di cosa facciamo oggi? No, infatti, allora, io, visto che oggi siamo sponsorizzati da Storytel... Ma la puntata è sponsorizzata da Storytel, sì. Non l'intero stream. Ok. Tra l'altro, aspettate che lo metto... sponsorizzato da... Ecco, adesso vorrei scrivere, ma non mi è più possibile, scarpe maledizione. Scarpe di Lorro! Cioè, ci sono troppe cose davanti. Scusa. Allora, stiamo facendo il terzo backup? Okay. Sì, perché no? Perché no? Regis. Esatto, hai capito? Terzo backup. Vediamo. Necessary. PPP. Dopo possiamo cambiare quel titolo. No, assolutamente. Schifo di bellezza. Come fa a farti schifo Power Pizza 24 Hour Pizza? Scusami. Ok, no, ho detto voce alta, no. Che ha gusti senso. Orribili ha hai, scusami. E metto nel titolo. Ma sono 600 persone, cosa sta succedendo? Allora, ti sei perso i primi 5 minuti di live dove abbiamo fatto il 700% del 780% del live train. C'ero, ma ho visto solo fino a un certo punto, no, che poi si è scomparso. Follia. Luca Stein, grazie per la subs. Allora, voilà. Allora, ci siamo tutti. Secondo me, io mi dovrò fare un pelo più in qua. Sì. Ok. Allora. Fate anche. Aspetta, c'è qualcuno di Patreon adesso? Wow. Tony Dream, grazie per essere un Patreon. Sì, ma Patreon. In realtà possiamo anche, cioè, tipo, fare così. Pensavo fosse illegale. Così direi che siamo giusti, illegale. No? Tipo. Molto bene. Questo qua, in teoria, dovrebbe prenderci giusti. Sì. Comunque abbiamo detto, dato che prima chiedevi se abbiamo spiegato nel dettaglio che cosa faremo oggi. No, lo dici, l'abbiamo fatto e abbiamo detto, registriamo Power Pizza, mangiamo la pizza e poi facciamo cose fino alle 10 del mattino. Sì, ma l'avete detto che oggi è la giornata internazionale della pizza? Non ancora. Sì. Sì. Assolutamente. Quindi allora posso appoggiare per terra una lattina? Sei in un angolo lontano, sì, da noi. Qua. Sì. Qua. Sì. Beh, tanto io mi sono messo qua a difesa della presa. Okay. Quindi sicuramente la farò cadere io. Sicuro. Ma certo, Nick a difesa di qualcosa. No, beh, allora che allungo le gambe. Esatto, ma le allunghi in una maniera scomodissima di lato. Le mie gambe sono un tetramino. Ok, ho upgradeato la mia sub. Grazie Tony Dream, che bello che sei
anche allora, una margherita, penso. Oggi sì, è la giornata calorie nazionale internazionale della pizza. Scusami, è la giornata internazionale della pizza. E appunto noi, per celebrare il fatto che negli scorsi mesi, grazie alle persone che ci supportano su Patreon, siamo arrivati al primo goal che c'eravamo io. Il primo di due, il secondo è 3 milioni al mese. Per adesso siamo ancora lontani, ma ci si arriva. Però per ora, il fatto che si possa raggiungere il primo mi dà speranza sul fatto che si possa raggiungere il secondo. E stiamo già iniziando a avere una voce più radiofonica. Ci stiamo Carpocci, impostando. Ci grazie per la sub. Visto che ho detto grazie per la sub, adesso quando inizieremo a registrare le Power Pizza, c'è scritto anche in basso, torneremo alla chat. La chat la guarderemo Nell'after show appunto. Quindi, ma mentre registriamo, ve la nascondo. No, non ve la nascondo. Ve la buco questa. Non la nascondo, no. Però chiudo almeno questa tipo, sì, così non ci non la metti a schermo. O sì, cosa? La chat. No, non c'è. È la chat tolta. Sei bravo. Ascolta, vuoi mettere tipo gli alert non sulla gasata. gli alert non sulla mia faccia? Allora, posso dire una cosa? Saranno da qualche parte, chi se ne frega. Vabbè, li metto in basso. Okay. Posso dire una cosa mentre correggi questa cosa? Le cose sono troppo gasate, in generale. Cioè, è buona la roba gasata, però io non riesco a bere la roba gasata. La bevo lo stesso perché è buona e rinfrescante, ma poi mi crea dei problemi. Ah, tra l'altro, turn off the music per la... Ah no, chiaro, ovvio, ovvio. Quando iniziamo la puntata, sì. Allora, dovete sapere che giustamente prima di ogni puntata c'è un momento segreto, il vero dietro le quinte, sì, di Power Pizza, dove prendiamo le decisioni. Gli unici che vedono questa cosa sono le persone sul Pizzord. Non è vero, neanche loro. Ancora prima di andare live sul Pizzord facciamo questa cosa. Esatto, quindi... anzi io mi apro allora Spreaker da telefono. Allora, adesso la prima cosa di solito è decidere i grissini. Esatto. Cioè, ovvero andiamo su Spreaker, ovvero... Visto che voi non li avete ancora, per esempio, già segnati, e io invece ho fatto i compiti perché è che io di non ero qua a fare l'amicizia. Ho il mio file di appunti sul computer, ma tanto adesso non lo potrei usare, quindi ho detto boh. Se solo ci fossero dei file che si possono avere sia sul computer che sul telefono. Non esiste questa non cosa. Non esiste assolutamente la tecnologia adatta. Comunque, io vi dico già che ho preso il grissino di Game Breaker Podcast, okay, e quello di Lily. Va bene? Allora, io prendo Ride Bene Ciri The Lightning. Wow. Allora, io ne avevo uno che mi ha fatto arrabbiare, ma non lo leggo in puntata perché non voglio che sia una puntata del rancore. No, voglio giusto che sia una puntata della gioia. Hai un carica Joy-Con. L'ho preso. Lui. Ah, è tuo. Cioè, era un sì, ero comunque a casa, cioè... ero a casa di Lorro e quindi ah no, allora io ho pesce pollo. E questo è esattamente come facciamo di solito, leggiamo i nomi sì, e ridiamo. Ah, premesso, io sono in, cioè sono veramente in difficoltà perché è una delle prime puntate di Power Pizza che non registro in piedi e ho questa sensazione di voler fare questa strada in piedi. No, noi stiamo tipo inquadrati, no, in basso e tu in alto. Allora è un po' schifo. No, devi no, è dietro che c'è la cosa da spostare con il mouse. Sì, esatto, quello che stavo facendo. No, non lo stavi facendo. Esatto. Adesso sei pronto. È il pube in primo piano adesso, finalmente. Allora, è perché ho proprio spostato questa. Ok, vabbè. È che vabbè, Nick sarà più piccolino. No, è che adesso lui sta facendo così. Sta fare così. Su dritti con la schiena. Comunque, chi vincerà Power Pizza vincerà questa calza di mio figlio. Aspetta, è una calza in tasca. Se hai i figli, di solito hai degli indumenti in tasca. E io è una calza anche con un gattino ed è soprattutto tutta di lana. Allora, di lana, io ho anche trattore fiscale. Credo che volesse scrivere detrattore fiscale, ma ha sbagliato qualcosa. Secondo me non sottovalutare i pizzetas. Perché ci sono 600 persone in chat? Cosa state facendo delle vostre vite, maledizione? Sì, maraton. Cosa? Felicità. Ok, allora album. Io nel frattempo aprirò questa pizza. Non farlo, lo però sai io che non sarai sono male. Pronto. Cioè, io oggi volevo parlare di una cosa seria, Power Pizza, ma non sono nel mood per parlarne. Voi cioè, questa puntata è rimandiamo strana. Power Pizza. No, dico semplicemente che magari tipo oggi. Cioè, non allora, so. Però è bello se facciamo delle discussioni serie. Lo so, ma non sono. Cioè, io di solito dovete sapere. Cioè, quando stiamo per registrare Power Pizza, io mi escludo da tutto, ho il mio file di appunti davanti. Adesso siamo qua con uno che apre la pizza di caramelle. Esatto. È doppio in volo. Cioè, non c'è. Sì, che è extra plastica. Babbo Natale. Ah,
adesso capisco perché è doppio involucro. Ha un odore, cioè, wow! Ha ancora uno strato di celofane ed ha un odore terrificante. Un anno di Power Pits di Patreon per Robby D. Un anno di Margherita, nice! Si possono fare gli appuntamenti. No, non aprirlo. No, no, non farlo. No, no, scusa. Scusate. Mamma mia. Ti chiedo scusa. Cioè, ma mettila proprio fuori dalla finestra, tipo. Come può avere un odore del genere? L'ho comprata solo perché faceva ridere la gag, ma mi dispiace aver finanziato, dicevo, l'industria delle caramelle. E della plastica, a quanto pare. Visto che... No. Ah no, ce l'ho ancora, ok. Visto che oggi è Storytel, il pitch di Storytel ce l'ho io perché sto ascoltando le cose di Storytel. Il mio libro lo recensisco nell'after show. Bellissimo. E invece parlo di un film super figo che ho visto. Super bellissimo, l'hai visto ieri alla Scala? No, film. Forse era così noiosa la Scala, ho guardato un film su Netflix. Esatto, non farò una recensione di uno spettacolo alla Scala. Siete andati via prima, alla fine? No, 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 siamo rimasti fino alla fine. E... No, però, però c'è, cioè, tipo, boh, più bello rimanere. Poi durava poco, durava 2 ore e mezza. Cioè, non era come la Calisto che ne dura 4. Tipo Hamilton. Che ti stanchi. Era molto meglio di Hamilton, è vero. No, in questo caso no. Cioè, però c'è stato un momento in cui è salita una pedana dal Teatro della Scala e io ho detto a Martina, a Hamilton non ce l'avevano questa. E lei si è arrabbiata in silenzio. Come fai a confermare che si è arrabbiata se si è arrabbiata in silenzio? Che strano registrare così. Prima. Sì, anch'io ho già fatto partire. Cioè, lì stiamo già registrando? Poi, okay. No, lì lo faccio partire quando iniziamo. Però recensione di Eternals, no? L'abbiamo fatto prima e male. Ok, sì. Allora io ho sto cercando l'altro, scoprirete a inizio della puntata con la mia cold open, di che cosa parlo oggi, ma soprattutto anch'io ho ho un consiglio e uno sconsiglio per Storytel. Ok, va bene. Io avrei un amaro, è sempre Dory la ricerca di Nemo. No, anche se devo dire che Cars 3 ormai lo so a memoria e non capisco perché ci sia Cars 3 ma non Cars 2 e 1. Allora io ho l'amaro per la puntata. Ok. È l'amicizia? Sì. Ok. Quanto lo odio. Ok. Ma io direi che... Allora metto Detective. Allora, guarda, provo solo a controllare se registra giusto questo. Urletto di Sio per controllare. E che bello. Tra l'altro è la puntata che facciamo live con più persone nell'audience. 625 è letteralmente mai successa questa top cosa. Livello della vita. No. Fai tic che faceva ieri. Cosa sono i tic? Cioè ti renderai conto che ci sono dei clip statici continui. Scusate un secondo, nel frattempo. Aspetta, fammi sentire. Ma non hai le cuffie? Sì. Per fortuna qualcuno ha portato i backup. Tra la la la. No, no, ma aspetta, no. L'ha fatto anche ieri e poi non l'ha più fatto. Quindi, cioè, nel senso, secondo me è un problema di cavo. Perché letteralmente il negozio sotto casa. Hai comprato un cavo lungo? Vuoi un cavo diverso? Cos'è sta cosa che lampeggia che non ha mai fatto? Ciao! nel frattempo vi porto uno dei miei doni per voi! Doni! Niente, c'è questa cosa che lampeggia che non ha mai fatto. No, l'ho già provato. Ok. Non ho idea di cosa sia. Dici che è quello? Cioè, una cosa che prima non c'era, adesso c'è e fa questa cosa che di solito non fa. Tu sai che cos'è questo lampeggino? Non ho mai lampeggiato quella spia, non so cosa voglia dire. Allora che abbiamo provato tutti la stessa cosa. Esatto. No, dico, c'era... perché aspetta, è quello delle casse. Il lampeggiare, secondo me, è cuffie, in realtà, che è LED arancione. Adesso sì, ma il lampeggiare... messo in lock, rosso. Sì. Esatto, questo era lock, penso. Devi sloccarlo, aspetta, fai il tempo. Ora esatto, così era sloccare. Allora, secondo me questo vuol dire che non ha abbastanza power. Non ha abbastanza... è attaccato come al solito al computer. Tu registri sempre con quello? No, ma è attaccato alla corrente. Attaccato no, fermo. Registri di solito con un altro computer. Sì. E con un altro cavo. No, con quel cavo. Ok, aspetta un attimo. E se fosse che magari devi cambiare la porta USB? Esatto. Come hai fatto ieri che poi... ma questa qua era quella che puoi fare. Lo so, ma magari era... Comunque. La fatality al microfono. Comunque, noi abbiamo il backup di quello che sto registrando io. Sì, ok. Adesso non lo fa più. Ma forse è proprio... cioè,
gli piglia male la porta predefinita che gli dai e ne vuole un'altra. Non ha senso ovviamente come cosa, però. Beh, ma è una roba di Windows. No, infatti devo prendere una cosa a casa. Non lo prendi più. Ok. Vabbè, ma hai spento. Sono gli stessi problemi che ci sono quando registriamo Power Pizza. Non è vero, di solito non sono me. E è per questo che di solito, cioè, non sono quelle cose che fai live, perché devi riprovare 18 volte una cosa. Ripeto, e non c'è, ragazzi, una logica nei computer. Sono solo delle cose che succedono. È bello comunque avere questo, se vuoi. Ma tanto abbiamo fretta. No, abbiamo 24 ore. Mini Oreo per i miei amici. Yes. Aspetta, sono vegani gli Oreo, giusto? Certo che sì. Certo che famosamente sì. Ah, qualcuno qui, vedi, tirano fuori gli Oreo, è arrivata. Ragazzi, c'è ancora la musica, lo sappiamo. La stiamo tenendo finché non iniziamo la puntata. Non c'è bisogno di rispondere. Possiamo mettere, Bruco Gianluco. No, sto scherzando. Copy strike immediato per te qua. Me, no. Manca perché il copyright di Bruco Gianluco ce l'hai solo tu. Bruco Gianluco sì, il problema è che ce l'ha anche YouTube, cioè non lo so, non proviamo, non lo so. No, cosa? Power Patreon! Ah! Un'altra margherita, grazie con la mappa. Non tirare calci per te. Ok, scusa, grazie. Questa gag sarà ricorrente. Allora, io dopo vi... dopo Power Pizza... Vai vi... via. Devo andare. E dormo in macchina 20 ore. È così che si scaricano le batterie della macchina. Ma no, non è stato riscaldamento. Oh, grazie della sub. Frate Juggler. Mm-hmm. E la crema degli Oreo di che è fatta? La crema degli Oreo. No, fa lo stesso problema di te. Ok. Prova a cominciare il pistone. Giusto per. Vediamo se ha dei clip buffi. Hai dei clip buffi? Microfono. Ah, guarda, mi sono CEO, urlo e sbatto i piedi per terra. Sei proprio sì. Oh, era proprio lui. Loro si già pensi che... No. A posto? Sì, nulla abbiamo... ha senso, cioè, nulla ha senso. Certo, nulla ha senso, ovvio. Va bene, ok. Deterministico. Infatti io mi chiedo, ma voi persone dei computer, come vi vivete questa cosa? Sapendo che tutto quello che potete fare, cioè comunque completamente random, perché può essere che il computer decide di collaborare con voi per qualche ragione, o può essere semplicemente che le cose che fate, per quanto abbiano senso, non funzionino. Cioè, com'è questa sensazione? Ma secondo me è più una... aver già accettato, è tipo il buddismo, no? Tutto è impermanente, niente rimane uguale. E quindi accetti questa cosa e dici, vabbè, cioè io uso il computer, cioè non vuoi usarmi. Melden scrive, ci piace vivere dangerously. Esatto. Wow, bravissimo. Come ti siamo pazienza e accettazione. Buongiorno. È brutto da dire, ma il mio lavoro è 50% bestemmiare. Penso che sia un tecnico del computer. O un programmatore o un mago nero, come diresti. Ma nella prima specie, se scrivi una tesi basata su un programma che va random, va a volte sì, a volte no, wow. Esatto, faccia. In realtà i computer funzionano non in binario ma in terziario. 0-1 forse. Ok, io direi che siamo pronti per togliere la musica. Ok. La in caso già qualcuno lo stesse chiedendo, abbiamo tolto effettivamente la PPP on air. Potevamo metterlo quando eravamo effettivamente on air, cioè adesso, tipo. Dimmi invece, che non eravamo on air un attimo fa, 20 minuti fa, tipo. Dimmi ma che non eravamo on air senza adesso, Twitch. Adesso, chat, ci vediamo tra un'ora quando abbiamo finito di registrare adesso. Nell'after show, quando registriamo l'after show, di solito guardiamo solo la chat sul pizza, ad oggi vedremo la chat di Twitch. Esatto. Avete delle menus? La cosa bella è che sono senza lattosio, ma si caga addosso lo stesso. Cioè, nel senso, non vabbè, so come sia possibile. Stiamo mangiando, sì, tipo... Ma perché... Gli hai tolti! Sì. Non voglio che mastichi mentre... Hai ragione, avrei triste. Avuto sicuramente il dubbio se mangiarli o no. Stando grazie, anch'io perché grazie. Li comunque, quindi ora sta funzionando, giusto? Questo funziona, sì, questo funziona perché ci sentono su Twitch, quindi voglio dire... Quindi vabbè, funziona tutto. Tutto. Quindi abbiamo chiamato Focaccia chat. Ok. È la ah, chat. Guarda, se sto dritto sembro meno storto. Però se io, è se quello io sto, il trick. Se io sto invece tutto gobbo, cioè, sembro... se io tengo la mia postura solita sembro più storto. Se sto dritto sembro dritto. Pazzesca l'anatomia umana. No, è il grandangolo. Comunque io sembro piccolissimo in mezzo a voi. Ti ricordi guarda il nostro amico piccolissimo? Ciao amici!
Ok, allora. Allora, abbiamo tutto. Abbiamo i grissini. Abbiamo i grissini. Io non ho main news. Cioè, la main news è quello che stiamo facendo. Sì. Inoltre, io ho un paio di main news. Va bene, ok. Abbiamo le pizze. Piace. Abbiamo mangiato delle pizze. Devo, ho un loro wap sulla mia puntata precedente. No. Perché avevi mangiato una pizza della settimana? Sì. Non ho mangiato una pizza questa settimana. Ragazzi, sicuramente. Aspetta, dov'è termina streaming? Non ho mangiato. No, perché le sto segnando. Questa è off puntata. Sto segnando le pizze che mangio quest'anno. Ne ho mangiate due dall'inizio dell'anno. E se ti dimentichi di segnare le pizze che hai mangiato? C'è un'app potrebbe che succedere. Sto pensando. Perché potrebbe succedere. No, però non ho preso una pizza. Stacca la spina. No, volevo prenderla, ma ho pensato: tanto lunedì mangiamo solo pizza. È vero, mangeremo almeno due volte pizza. Quindi voglio dire: come, quindi... due. Ho letteralmente detto almeno. E cosa mangiamo a merenda e a colazione e di notte? Scusa. Okay. A pizza. Ok, abbiamo. Io allora parlo di Drive My Car. Mm-hmm. Tu di una roba segreta. Una roba segreta. Tu di una roba segreta. La riunione pre-show, allora, serve tantissimo. Io faccio partire la sigla. Non dovete parlare. C'è la sigla, perché poi quella la tolgo. Tipo in. Ma è la sigla non. Ah no, ma tanto siamo. Quello che registra di backup non registra la sigla. No. Quindi possiamo registrare anche. Ok. Ma la sigla non è tanto quella... noi non la no, sentiamo. La sigla non è all aboard, perché siamo paura che ci copy strike. Esatto. Ho messo quella fatta con il cazzo tipo. Sì, ok. Di solito la sigla che la riconoscerete l'intro, perché è come quella solita, solo che è lievemente diversa. No. Requisito fino a dopo la puntata. Ok. Signore, signori. Ciao. We didn't talk about Bruno, no. We didn't talk about Bruno, perché non l'avevo ancora visto. Ciao, bentornati su EncantoCast. Cosa stai dicendo? Allora, questi spoiler, ho già una cosa, non c'è bisogno che gridi. Abbiamo impostato i microfoni, bene, puoi parlare come al solito. È quello che sta facendo, tra l'altro. Il problema è che tu sopravvaluti la mia capacità di non urlare. Vero. E due, soprattuttamente, ciao. Non a voi, ma a Lin-Manuel Miranda, che ieri ha compiuto gli anni, e chiedo scusa, non gli ho fatto gli auguri, no. Adesso ribadisco auguri Lin, grazie della sub. E quindi oggi finalmente parleremo del film dell'anno, Encanto. E... sono veramente, cioè davvero l'hai visto? Ho visto Encanto. Ok, perché sono tipo settimane che ce lo stanno chiedendo, e ovviamente con ce lo stanno chiedendo intendo non a me o a Nick, no, ma lo stanno chiedendo a te. Assolutamente, okay. Nessuno si aspetta che io e te guardiamo Encanto. Nick, ma... ciao. Oh mio Dio, vedo la tua faccia mentre ti sto cosa parlando. Cosa sta succedendo? Siamo live su Twitch in questo momento, stiamo registrando davanti a un miliardo di persone almeno. Sono un miliardo. Perché stiamo facendo la 24 ore maratona di Power Pizza, tra parentesi pizza, sì. Che sì, ho anche avuto il coraggio di lamentarsi del titolo della live, cosa che non ha che nessun senso. E subito dopo ho detto ho sbagliato, ho fatto mea culpa. Ah, va bene, ok. Però non ci basta. Scusissima. Quindi... io sono soddisfatto. Okay. No, e quindi appunto ci potrete ascoltare come al solito su Spreaker, su Spotify, su Google Podcast, come magari state facendo, ma ci potrete anche vedere, se siete live su Twitch in questo momento, cioè se ci state vedendo lo sapete. Esatto. O ci state recuperando tipo il VOD, il video che caricheremo su YouTube, tipo, sì, sicuramente. Per lo caricheremo sia della 24 ore complessiva sia di lo spezzone di Power, esatto, Pizza. Speriamo. E soprattutto quante pizze abbiamo mangiato nell'ultima settimana. Perché ce lo chiedi? Non perché sia una tradizione che va rispettata di questo podcast che va avanti da 175 puntate, ma perché oggi è la giornata mondiale della pizza. Che applausini per la pizza. Abbasso Manuel Miranda, evviva no, la pizza. Evviva tutte e due le cose, però solo quelle. E sì, oggi è la giornata mondiale della pizza e io per celebrarla non ho mangiato pizze. Ma aspetta, prima che mi dica. È l'unica settimana dell'anno in cui non le mangi, quindi ha senso che sia una celebrazione. L'ho mangiata nei giorni scorsi, perché essendo che oggi siamo qua insieme a fare questa puntata speciale e essendo che oggi mangeremo solo pizza, ho detto evito di mangiarla i giorni precedenti. Solo pizza o solo pizza e ogni tanto anche pizza come snack e le pizze. Sì, quindi posso dire non ho mangiato una pizza questa settimana, ma non mi sento
sento troppo in colpa. Puoi subito sistemare la situazione con questa pizza di caramelle. No. Allora, sì, ho portato veramente una di quelle pizze fatte di caramelle. Ha un odore rivoltante e non è ancora stata estratta dalla sua confezione. Cioè, sono caramelle chiuse nel cielo, ma che comunque sono maleodorantissime. Sono terrificanti. Però senza è molto pregevole. Zuccheri aggiunti. Volevo dire solo zuccheri aggiunti. È molto pregevole che almeno la confezione sia di cartoncino e che sembri fatta di pizza, quindi sono okay, molto ma voi felice. Quante pizze avete mangiato, scusate? Una. Una anch'io, ma soprattutto devo correggere, retconnare il mio mea culpa della settimana scorsa, perché l'avevo mangiata una pizza ed è la stessa che ho mangiato anche questa settimana. È una pizza perché il bar appunto sotto lo studio ha iniziato a fare le pizze e io quindi non riesco a non mangiare. Infatti è improbabile che tu, avendo un bar sotto lo studio che faccia le pizze, non mangi delle pizze. Sono d'accordo. Io infatti invece ho dato la seconda chance a una pizzeria che abbiamo vicino a casa, che mi aveva fatto una pizza che non mi piaceva una volta. Adesso gli ho dato una seconda chance perché ho preso la classica pizza che puoi mangiare lì vegana, che è bianca con i pomodorini secchi. È tutta bianca. Anche i pomodori sono bianchi? Tutti, cioè okay. Albini. I pomodori secchi, le patate arrosto, i carciofini. Dopodiché gli ho aggiunto dei funghi e poi a casa gli ho messo del formaggio vegano, è diventata una pizza buona. Wow, è impossibile che sia una pizza buona. Tutte le pizze fanno schifo. Perché stai urlando? Senti di urlarmi nelle orecchie, forse lo fai anche di solito, ma di solito grazie a Dio sei lontano da me fisicamente. Di solito quando registro il podcast prendo la voce da podcast. Ma non è il fatto che hai la voce impostata, è il fatto che stai urlando. Esatto. È il microfono a 40 centimetri. Esatto, non a 4 centimetri. Comunque. Cosa? Comunque. E allora, tu hai alzato la voce. Sì, perché mi ha condizionato maledizione. Quello che però abbiamo, quello che ho questa settimana, potrà non essere una pizza, ma ho i grissini. Esatto, e quindi andiamo a leggere. Il primo è di... Scusate, il primo è di pesce e pollo. Mi ha fatto ancora più ridere perché è scritto tutto in minuscolo. Se fosse stato scritto maiuscolo mi avrebbe fatto meno ridere. Invece il tutto minuscolo va dosato, ma quando lo sai usare fa mega ridere. Quando lo sai dosare, si dice. Comunque scrive: da notare come Lorro o Nick, I don't know, ha sintetizzato il nostro pensiero su Power Pizza dicendo: che schifo Power Pizza, lo amo tantissimo. E spoiler, era Lorro sicuro. Esatto, infatti dice hashtag team Lorro Nick non riconoscere le voci. E effettivamente è stato onesto. Ero io e sono contento di aver espresso il mio pensiero e il vostro pensiero allo stesso tempo. Anche tu hai pensato espresso che buono il caffè? Letteralmente sì. Mi piacciono i vostri giochi di sguardi quando capite di pensare alla stessa cosa. Anch'io! No, allora, ri trattino, non underscore, the trattino, benekiri trattino, the trattino, lightning. Non so se ci sia un gioco di parole, ma non lo capisco di sicuro. Ride bene chi ride lightning. Ok. Preferivo prima. Comunque dice: mia figlia è nata il 17 gennaio di 6 anni fa. Fun fact, non le piace la pizza. So che cambierà idea prima o poi, ma per ora ho la scusa perfetta per mangiare due pizze senza sentirmi in colpa. Basata cosa? Scacco matto figlia, scacco matto team. Two pizza is meglio che one. PS, fate gli auguri a mia figlia Penelope, compie gli anni il giorno della vostra live ed è una vostra mega fan. E soprattutto di sì. L'orologio per vedere che è la data. È oggi. Non mi ricordo il giorno. Auguri Penelope, augurissimi. Auguri, è quello che avrei detto se ti fosse piaciuta la pizza. Invece non ti piace la pizza, quindi niente auguri. Io invece che rispetto tutte le persone ti canterò l'intera canzone. Tanti auguri a te, tanti auguri. Ok, perché lo sguardo di Nick, ho capito subito dal tuo sguardo che mi odi. E sì, però ti ha guardato ridendo, quindi mi piace che ve la intendiate così bene. Perché io sono visto Nick che ti guardava e rideva e non ho colto l'odio. Sì, ma sì col cuore, no con la bocca. Auguri Penelope, ti facciamo il regalo più bello che ci sia, da adesso apprezzi la pizza, sappilo, fine. Come? È appena successo. E io invece ho un grissino di Game Breaker Podcast che dice: Sio, ma i podcast, solo gli sfigati registrano i podcast. Anche secondo me.
Sì, oh, ma Tick Tick Boom, lo hai visto? A me è piaciuto un sacco, un ottimo Garfield. Poi è diretto da Lin-Manuel Miranda, che è una garanzia. Hashtag Team Bo, devo ancora decidere. Scusate, Garfield, Andrew Garfield. Garfield. Ma ho appena finito di vedere il video di Super High Patch Wolf su Garfield, quindi per me adesso già pensavo al gatto arancione. Scusa, vai avanti. Sì, sì. Comunque, sì, ho visto Tick Tick Boom questa settimana e soprattutto ve ne parlerò molto presto. Ma potrebbe essere... Non su Power Pizza, suono del mistero. Cosa? Okay. Anche io sono confuso. Wow. Esatto, suono del mistero. Detrattore fiscale, credo che ci sia un typo, ma secondo me è questo. Ci scrive... Ok ragazzi, va bene ringraziare quelli che vi ascoltano da powerpizza.it, ma quelli come me che vi ascoltano da Google Podcast, ok, allora per l'ultima volta, quando diciamo quelli che ti ascoltano da powerpizza.it, intendiamo tutte le persone che ci ascoltano su qualsiasi piattaforma. Tutte le persone che hanno delle orecchie che ascoltano da qualche parte quello che diciamo nel contesto del podcast. Lo diciamo per comodità, ma quando diciamo powerpizza.it intendiamo tutte le piattaforme di podcasting, e questo è quello che sottintendiamo. Wow! Yallert. Non ho silenziato Yallert, li silenzio subito. E per confermarvi che questa è una puntata registrata anche su Twitch, ci ha appena fatto un raid il nostro amico di... il nostro amico di Milano, famosissimo amico di Milano, Kenobit. Ciao Kenobit, grazie della raidata, e soprattutto questa cosa verrà tagliata dal podcast. Probabilmente lo lascerò dentro perché mi dimenticherò in qualche maniera. Mentre Detective ci scrive: ormai i nostri eroi, si intende Sio, Lorro e Nick, mangiano la pizza solo perché costretti. Sono in un circolo vizioso di cui ormai almeno una volta alla settimana mangiano la pizza non per loro scelta, ma perché sennò verrebbero denigrati. No al pizza racism, hashtag free mangiare. A meno che non siano costretti perché hanno dei contratti con delle lobby delle pizze, oppure schiavi delle lobby delle pizze, ! E volevo dire tipo no, forse oggi è la prova che non siamo obbligati a mangiare, perché abbiamo liberamente scelto di mangiarla almeno 3 volte. Se c'è una cosa che non fa effetto su noi è la pressione sociale. Siamo troppo cool per cedere al... Anch'io. Anch'io quello che ha detto il mio amico. Esatto, annuendo molto forte. Comunque no, dai, la pizza non è un obbligo. Cioè, infatti quando capita, voglio dire, tipo, io non l'ho mangiata e sono giustificato. Poi ovviamente quando capita voi non siete giustificati in alcuna maniera. Ma infatti di solito non capita mai. Cioè, l'unica volta che capita è perché ci siamo dimenticati di aver mangiato la pizza. Esatto. È tipo il 100% delle volte. Direi abbastanza sì. No, esatto. Tranne in questo caso davvero non l'ho mangiata. Comunque, abbiamo finito con i grissini? No, allora passiamo alle news. Perché ultimamente blocchi la fine dei grissini? L'ultimo di Lily, che è un lore up di un grissino precedente, e anche della intro dell'episodio precedente, perché dice: sappiate che il Papa possiede una copia di Undertale. Anche se non ci è dato sapere se ci ha giocato. In che senso? Come sappiamo che possiede una gliel'hanno, copia? Sì, grazie della domanda, perché la seconda metà del grissino dice: nel 2016 uno youtuber che è stato che è stato ricevuto dal Papa, come la Juventus, dovendo portargli un regalo di ringraziamento, ha scelto Undertale. Io la butto lì, secondo me non ci ha giocato, è un po' impegnato, però potrebbe averci giocato. Tu sai che il Papa è impegnato, cioè, sappiamo, non sono sicuro, okay. Lo presumo, è una congettura. Di sicuro sembra impegnato, io non so che cosa faccia, ma sembra impegnato. È più di una congettura, un sacco è una di cappelli. Papa congettura. Cappello del Papa, non so, nella mia testa, c'era un montaggio col cappello del Papa. Comunque, Lore Wap time. Lore Wap o Main News? No, io non ho Main News, quindi appunto tu ne hai. Sì, chi se ne frega, Lore Wap. No, ok, vai. Ne ho solo... Questa è una di quelle cose che taglierei, tipo, invece adesso non posso farlo. You're welcome. Ho solo una piccolissima Main News, perché non so se vi ricordate il classico videogioco degli anni 90, 2000, non mi ricordo. Tomb Raider. Yes, Tomb Raider, I've heard of it. Sì, Lara Croft. Ah, questo episodio è poi sponsorizzato da Storytel. Sì, non da Cambly come sembra la nostra esclusiva eccezionale. Grazie Storytel per la sponsorizzazione. Yes. Messaggio solo per le persone che ci stanno ascoltando live su Twitch: se usate il punto esclamativo Storytel, vi verranno fuori già direttamente il link di Storytel. Se invece ci state ascoltando su Google Podcast, andate avanti ad ascoltare per avere più informazioni. Yes. sono tutti gli alert. Ma li avevo tolti. Va bene. Comunque, l'unica cosa che volevo dire su Tomb Raiders
è che qualcuno è riuscito a incastrare il gioco della PlayStation 1, che okay, ricordate non è potentissima la PlayStation 1, ma è più potente di un Game Boy Advance? Teoricamente. Sì, molto, moltissimo. Okay. Perché non fosse una domanda tarabocchetto, che ne so. No, la domanda è evidentemente sì, certo, okay, è una PlayStation, okay, e Game Boy Advance è tipo un Super Nintendo. Insomma, l'hai chiesto in una maniera sibillina. Era per confondere. Okay, inoltre ho la potenzialità di confondervi con la mia faccia, cosa che non posso fare di solito. Fortissimo. Così difficile guardarti in faccia mentre di conseguenza l'hanno messo su un Game Boy Advance? Allora, c'è un progetto che si chiama Open Lara, che praticamente... Faceva un po' ridere. Faceva leggermente ridere, non ci avevo pensato fino adesso, ma la questione è che Open Lara è praticamente Tomb Raider open source, okay, e loro hanno preso il Tomb Raider, l'hanno tipo ottimizzato tantissimo e letteralmente gira su un Game Boy Advance Tomb Raider, sì, almeno i primi tre livelli. No, ok, l'unica cosa che mi viene in mente da chiederti è, ma non c'era anche un limite fisico alla memoria delle cartucce? Infatti per ora ci sono i primi tre livelli, ok, e poi vedremo. Bene, però, ma mi sembra già una cosa folle. Appunto, soprattutto se guardi un video, ok, il frame rate non è 60 fps, però è un gioco penso non fosse neanche nella PlayStation 60 fps. Però, esattamente. Però niente, guardatevi il link nello scontrino che vi metterò. Ma mi viene in mente, su Advance non avevano già fatto delle cose simili originale, tipo Alone in the Dark, che era tipo... una cosa un po', non era proprio identica a questa cosa che stai dicendo, ma vagamente c'erano sporting, alcune cose in 3D, ma molto primitive, okay, cioè okay, questa se lo vedi è letteralmente magia, ok, wow, quindi sì, guardatelo, è molto interessante la tecnologia, grazie della sub. Quello che mi stupisce è il fatto che chiunque stia facendo questa cosa e stia lavorando a questo progetto non lo stia facendo con Doom, perché fino ad oggi era l'unica cosa che cercava di essere messa dovunque. Ma Doom era già uscito su Game Boy Advance. No, che sto dicendo era che il gruppo di persone che vogliono far uscire cose su altre cose di solito lo fa con Doom. Ma già farlo, sei già uscito, maledizione. Sì, ma di solito lo fa con Doom. Stai solo ripetendo un concetto. Dannazione. Comunque, che bello giocare a Tomb Raider sul Game Boy Advance. Allora, se voi avete finito con le main news, posso darvi... cioè, io oggi non è proprio un parlare in maniera approfondita di qualcosa, è un consiglio, okay, di un film che ho guardato e non so quanto mi sia piaciuto il film e quanto mi sia piaciuto, non so, tutta una serie di considerazioni che il film ti fa nascere in testa. Okay. Sio si sta accarezzando il mento in maniera pensosa, ovviamente non potete vederlo se ci ma ora potete sentirlo solo audio. No, mi sono recuperato un film del 2015, credo, che si chiama Spotlight. Old. Oh, sì, sì. Il caso Spotlight. Il caso Spotlight. Sì. E allora mi ha catturato, cioè mi ha acchiappato onestamente il cast, perché l'ho visto credo su Netflix, tipo. Sì, se non sbaglio è Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep. No, no, ma quasi. No, però c'è un bel cast che ovviamente tipo non mi sono segnato, c'è... ma che sono, c'è Michael Keaton, c'è Rachel McAdams, c'è Mark Ruffalo, c'è Stanley Tucci che mi piace sempre un sacco. Ed è questo film che non so quanto parli di eventi reali, cioè allora il discorso cos'è? Il film non parla di cose allegre perché è discorsi di pedofilia all'interno della chiesa, la chiesa che cerca di insabbiare e questa... che gruppo... ha cercato di insabbiare, cioè sono cose che sono già successe, sì, che vengono... anzi che lo neanche cerca, che lo fa da anni tipo, ma da decadi, e questo... equipe, questo team di giornalisti al Boston Globe, che si chiama appunto Team Spotlight, che scopre la cosa, tra virgolette, e inizia a investigare a riguardo. E che era stata la prima volta che, diciamo, c'è stato un enorme scoop, esatto, di... Ora, esatto, io il discorso... Allora, i fatti a cui si riferisce, cioè appunto queste cose sordide, orribili all'interno della chiesa, ok, sono dato di fatto, tant'è vero che il film si apre dicendo basato su eventi reali, si chiude con dei dati, delle date, tipo, e ovviamente è tragica la cosa, però riguardo ai, tra virgolette, protagonisti del film, non so quanto sia vera la cosa, cioè non so se questo team di giornalisti, se il team Spotlight esistesse o meno. Ma la cosa non è comunque importante, nel senso che in altri casi, finito un film, la prima cosa che avrei fatto sarebbe andare a vedere tipo quanto c'era di vero e quanto no. In realtà la cosa che mi è piaciuta di questo film è che i protagonisti del film, che sono appunto i giornalisti che indagano su queste cose, okay, sono quasi rimossi dal film. Nel senso, essendo un film che era stato candidato per gli Oscar, Academy, bla bla bla, poi non so se abbia vinto qualcosa, non credo dato quello di cui parla, però boh, non lo so in realtà...
Cioè, i protagonisti all'inizio mi immaginavo fosse uno di quei film che alla fine li fa diventare degli eroi, tipo le persone per cui tifare. Okay. In realtà loro sono quasi accessori al film. Michael Keaton, che è il capo di questo team, è quello che, se vuoi, ha un pochino più di personalità. Mark Ruffalo è quello tipo molto agguerrito, ma in realtà tu li puoi sostituire o togliere dal film. Chi di loro era Batman? Batman era Mark Ruffalo, giusto? Che poi infatti lo fa anche nei film della Marvel. Davvero? Batman. Sì. Se, no, quello della Marvel gigante. Non c'è Batman. ero confusissimo. Ovviamente. E niente, e cioè tu li potresti anche quasi togliere o sostituire. A me piaceva come erano scritti loro. Però, nel senso, la cosa che ti rimane è la vicenda, come si sviluppa tutta l'affare. Io, sapete che adoro le cose tipo procedurali, tipo Law and Order, roba del genere. E qua il succo, la cosa bella del film, è appunto tutto il processo investigativo che porta questa team di giornalisti a scoprire tutta la faccenda. Poi la cosa bella è che non ci sono davvero eroi o no, cioè cattivi ci sono, i cattivi sono le persone che fanno delle cose orripilanti, però non ci sono degli eroi in senso lato, perché anche i giornalisti, tipo il film ti dice, ah no, gli erano già state dette queste cose e non avevano approfondito, tipo, che ne so, 20 anni prima gli avevano mandato delle informazioni e loro avevano deciso di fare un pezzo in ultima pagina e morta lì. Poi invece questo team decide di iniziare a scavare. Mi è piaciuto un sacco. E la cosa che ho trovato un sacco interessante, qua perdonatemi perché sono i momenti monologo lorro. Ma io la cosa... amo lorro e amo i monologhi di lorro. Comunque però... si chiamano monogorro. Sì, monogorro. Non certo. È venuto via il monolorro. No, mi piace il monogorro. Monogorro. La cosa che mi piace è il fatto che ti porta a ragionare su quel concetto che poi si può applicare a un sacco di altre cose, che è quello della mela marcia. Cioè, quando qualcosa è sistemico, tu critichi quella cosa e ti viene detto, viene sminuita la cosa dicendo no, ma non è un problema veramente sistemico, sono... le poche mele marce, voglio dire. Posso dire una cosa su questo proverbio? Perché tutti dicono, ah, sono poche mele marce, e tutti si dimenticano di citare l'intero proverbio che una mela marcia rovina l'intero cestino di mele. Ah, wow, non sapevo neanche di questa cosa. Cioè, cosa? Il proverbio è una mela marcia le rovina tutte, e tutti dicono, sono solo mele marce. That's the point! No, e poi soprattutto appunto di solito viene impugnato come per sminuire appunto certi problemi che appunto di fatto sono sistemici e dire no, sono solo pochi individui negativi. E questo film cioè letteralmente ti porta una riflessione su quella cosa a prescindere che tu lo stia pensando relativo al film o a mille altre situazioni. Gli sbirri! Però davvero, cioè mi è piaciuto per quanto l'ho trovato... trattenuto da un certo punto di vista, non romanticizza troppo le figure di loro che indagano, che investigano su questa cosa, è molto asciutto, si chiude su una nota semi positiva perché questa cosa viene alla luce, ma in realtà di positivo non c'è niente, perché sono decenni che succedono cose orribili e ti dà l'idea che continueranno più o meno a succedere. Evviva, adesso ci scrivo degli articoli, però. Però sì, adesso è solo più pubblica come cosa, non c'è stata modifica come. Sarò sincero, dico una cosa terribilmente snob, per essere un film statunitense che si occupa di una cosa così pesante, voglio dire, con un cast comunque di tutto rispetto, l'ho trovato molto più elegante nel come tratta la cosa di quanto avrei creduto potesse fare. Davvero, è un film in sé non iper eccezionale, ma se vi interessano certi temi, certe riflessioni, veramente super consigliato. È un film da, secondo me, un 7, ma gli arrivo a dargli un 8 fette di pizza rossa. Così. Con un sacco di olio piccante. È saporita, però, cioè, ti cuoce la bocca e dopo che l'hai mangiata dici, ah, non sto benissimo. Okay. È un'ottima descrizione, tra l'altro ti lorro appo immediatamente, perché ti ricordi quando all'inizio di questa recensione hai detto non so neanche se abbia vinto qualcosa. Candidato a 6 Oscar, vincitore di miglior film e miglior sceneggiatura originale. Ha vinto come miglior film? Sì, nel 2016. Allora sono completamente un idiota perché ho detto... Ma io, anch'io stavo controllando e ho visto che non ha vinto come miglior film. Ha vinto un premio miglior film. Letteralmente. Oscar? Ah, wow, nel 2016 sì, miglior sceneggiatura originale e miglior film. Sì. Ok, ha vinto Nick questa gara di fatto. Io sono un cretino integrale perché ho letteralmente detto dubito che abbia vinto qualcosa, esatto. Quei poveri stupidi dell'Academy di certo non premiano un film del genere. E invece niente, cioè i due premi più importanti, miglior film e miglior sceneggiatura originale. Io ho letto un articolo che era appena prima degli Oscar e infatti non c'erano ancora lì. Ci siamo letteralmente scambiati di posto. Io ho letto una cosa giusta e tu hai letto un
articolo sbagliato. No, volete, una sapere, cosa. Volete sapere qual è il vero lore WAP di oggi? È che Nick sta diventando un genio integrale. Cioè, oggi che dobbiamo setappare tutte le cose per questa live, io stanotte non ho dormito tipo un'ora perché pensavo a questo problema da risolvere senza dirvi quale fosse il problema. E stamattina mi sono svegliato e gli ho detto: oh, Nick, questo problema è proprio irrisolvibile. E lui mi ha detto: no, puoi fare così. E l'ha risolto subito. E ho detto: wow, cosa? Nick, sono anni che mi preparo a questo momento. Nick, sei un genio. Anzi, ti dirò di più: sei 100 geni. Sì. Secondo me, posso azzardare un'ipotesi su perché sei diventato così intelligente? Perché hai letto un libro. È vero, è vero. Ho letto un libro, ma ve ne parlo dopo. Perché io oggi volevo parlare del libro che ho letto per la nostra sfida di Goodreads, eccetera, eccetera. Quindi sono già 1 su 12, stiamo bello, andando bene. Io ne ho letti 3. Vabbè, corone, ok. Allora, io ne sto leggendo 2, ma li devo ancora finire entrambi, quindi non conta. Ah, comunque, parentesi, esatto, non l'abbiamo detto nel main show. Stiamo facendo delle piccole challenge su Goodreads di leggere i libri, così tutti ci avvicenda... stimoliamo a leggere di più. È un modo per leggere di più. Esatto, già che siamo qua, voglio dire, Storytel, grazie per averci sponsorizzato anche oggi. Grazie, Storytel. Una delle maniere in cui potete infilare i libri nel vostro cervello non è solo leggerli, ma è anche ascoltarli. E anche sbatterci la testa contro quello. No, quello non è un modo. Ci provo da anni, sta funzionando. Tecnicamente è un modo di inserirli nel cervello, ma poi il cervello non funziona più. Io posso darvi uno. Allora, innanzitutto rispiego velocemente Storytel. È ti prego, un sì. All you can listen, tipo 9,99€ al mese. E tutti i libri che vuoi su Storytel, compreso il nostro podcast speciale. Quello non è un che libro. Non è un libro, libro. Però c'è un podcast di 8 episodi, tutti autoconclusivi. Si chiama Power Pizza The Gum 3. The Gum 3. Gli stolti lo chiamano The Game. Ma invece le persone sagge lo chiamano The Gum 3. Esatto, lo The Gum 3. Esatto. E sostanzialmente puoi ascoltarti tutti i libri che vuoi, non devi comprarti un audiolibro alla volta. Certo. Io oggi ho un consiglio che listen. L'avevo già detto, ma stavi leggendo. Scusa, ho fatto quello che fai tu di solito. Sì, certo, ma ora sai cosa si prova. Certo, ma se io do dei pugni a dei esaltanti. Ma non sta partendo per una tangente. Vai avanti a dire quello che stavi dicendo, ti prego. Allora, ho un consiglio e uno sconsiglio. Parto dallo consiglio. Vai prima col tuo. Vai. Allora, parto dallo sconsiglio perché Okay. Ho finito di leggere ieri, di leggere con le orecchie, La fabbrica di Hiroko Oyamada. Ok. È un libro che parla di questa fabbrica e tutti non capisci cos'è. Per che... quello si chiama La Fabbrica. Esatto, esatto. Okay. Fa schifo. Una fetta di pizza. Wow. Allora, Storytel è bellissimo. Ci sono vari libri. Questo, se lo trovate, non ascoltatelo. Wow. Cioè, non vuoi spiegare perché fa schifo? Fa schifo e basta. Perché è un 1Q84 formato mini, perché è durato 4-5 ore, nel senso che passa tutto il tempo a dire: ah, quale sarà questo mistero, eh? E poi succede una cosa nell'ultima riga e dici: ah, vabbè, ti odio, Hiroko Yamada. Cioè, un mistero lunghissimo con una soluzione iper insoddisfacente. Allora, è un po' originale la soluzione, però cioè è una riga finale, ma non è, ma comunque è insoddisfacente. L'ho finito di leggere e l'ho odiato, ma il consiglio mio è Le avventure di Arsène Lupin. Quello invece è molto bello. Ma cioè, proprio... chi l'ha scritto? È Maurice Leblanc. Tra l'altro ne abbiamo già parlato proprio su Power. Sì, ma volevo farglielo dire, perché non perché non me lo ricordassi. Sono 100 geni io. Hai ragione. Le bianco. E no, quello è invece una raccolta di racconti che dura poche ore. Sono i primi 6 racconti di Lupin, perché ce ne sono tantissimi, ma i primi 6 sono proprio raccolti su una raccolta. Herlock Sholmes? Sì. Herlock Sholmes. Cioè, nell'ultima puntata c'è Herlock Sholmes contro Lupin. E io invece allora ho iniziato a fare una cosa divertentissima. Allora, tra l'altro, allora Storytel sì, bello ascoltare le cose, ma se siete studenti o studentesse è ancora meglio, perché potete avere il 50% di sconto. Non il 20? No. Il 50! E in più, usando il nostro solito sito che è holleorecchiepienedidorro.com, potete avere 30 giorni di prova invece che 14 se prima di comprare volete vedere se Storytel è di vostro gradimento. Spoiler, lo sarà. Tant'è vero che io ho provato a fare una cosa. Io, quando ero un ragazzello, aveva le orecchie. Mi piaceva molto Camilleri, però onestamente non mi ricordo niente di Camilleri. Mi ricordavo che mi erano piaciuti molto. Ho detto: sai che c'è? Me ne ascolto uno. Mi ero dimenticato che i libri di Camilleri sono scritti in siciliano. Ora, non dico iper stretto, ma comunque è siciliano. E non stavo pensando che ovviamente anche l'audiolibro sarà stato in Sicilia.
E non stavo pensando che anche l'audiolibro sarebbe stato in siciliano. Quindi hai ascoltato? Sì, ed è letto da Massimo Venturiello, che è un siciliano. No, è piemontese. Ah, no, esatto. Sì, sì, è siciliano. Ed è, devo dire che è bellissimo, però tipo i primi minuti, cioè il tuo cervello ci mette un attimo a settarsi su quella cosa, perché stai ascoltando fondamentalmente della gente che parla in dialetto o comunque vicinanze di dialetto. Però è super bello perché ti cala esattamente come i libri, dentro proprio il setting di Vigata, che ok, sappiamo essere cittadina inventata, però in tutto il contesto del commissario Salvo Montalbano, e mi sta piacendo un sacchissimo anche ascoltato. Tanto sono appena usciti, sono tipo appena usciti un sacco di e io mi sto ascoltando il primo, cioè in ordine cronologico, che c'è su Storytel, che è Il cane di terracotta. Cane di terracotta. È un titolo effettivamente bellissimo, Il cane di terracotta, bravo Camille. E quindi sì, bello, cioè super consigliato, sì, anche da ascoltare. Quindi grazie Storytel, perché con oleorecchiepiendiloro.com potete in 30 giorni ascoltarvi Camilleri, La Fabbrica, ascoltate La Fabbrica e Lupin e un sacco di altre robe. Assolutamente sì, quindi grazie Storytel per aver sponsorizzato questo episodio, e io parlerò anch'io di un libro, ma dopo, perché adesso vi voglio parlare di un film. Esatto. Perché avevo detto tipo, il libro, leggere un libro è stata la cosa più importante che è successa nel 2022. Esatto, cioè letteralmente nella prima settimana dell'anno. Esatto, bravo. Cioè nel senso, siamo alla prima settimana del 2022 e Nick non ha ancora dato 10 pizze o qualcosa che si vuole dire, cioè. No. Stai bene. Allora, volevo parlare di questo libro, ma ve ne parlerò più avanti, perché invece sono andato al cinema, sono riuscito a beccarmi uno dei pochi giorni in cui al cinema a Milano davano Drive My Car. Ah, la canzone dei Beatles. Esatto. Quella dei Queen, Drive My Car, Drive My Car. Cosa stai dicendo? Stai cercando di cantare Bicycle. Sì. Drive My Car, I want to drive my car, I want to drive my car. No. Che non ho idea di che film allora, sia. Allora, Drive My Car è uno dei pochissimi film nella storia candidati agli Oscar giapponese, okay? Come sappiamo, tipo, ci sono molti pochi film che sono riusciti ad avere una candidatura. Uno di questi è uno dei miei film preferiti della vita, che si chiama Okuribito, che tradotto in italiano vuol dire La Fabbrica. Non guardate. No. E in realtà questo film è candidato agli Oscar, è passato nei cinema a settembre in Italia, non se l'è cagato quasi nessuno, poi adesso è finito su Netflix, ha ricevuto la candidatura e quindi alcuni film hanno detto tipo, hanno detto rimettiamolo in sala. È come quindi era stato con il film di Bong Joon-ho quando aveva vinto l'Oscar, hanno detto ritiriamo fuori tutto Parasite e anche i suoi Mother vecchie, e i suoi vecchi. Ok, perfetto, quindi ho detto andiamo a vedere assolutamente questo film, perché di cosa mai parlerà questo film? Beh, stiamo parlando di libri, questo è l'adattamento di un racconto di Murakami. Contenuto in una serie di racconti che si chiama Uomini senza donne. Allora, se ci state ascoltando non potete vedere la faccia contrariata di Sio in questo momento. O preoccupata, scopriamolo tutte tra poco. Tutte e due. No, preoccupazia. Io intanto tengo le mani incrociate. Allora, io ci tengo particolarmente a parlare di questo film perché nella scorsa puntata Laura ha detto una delle mie frasi preferite della vita, che è ve li buco quei film sopra le due ore. E questo film dura 179 minuti, quindi un minuto in meno di tre ore. Mamma. E devo dire che è proprio l'esempio invece di un film che ha bisogno di tre ore. Però aspetta, disclaimer, cioè lo sai anche tu, voglio dire, non è che lo dicevo in generale. Cioè se un film dura tre ore, perché deve durare tre ore? Può durarne cinque ore se deve durare cinque ore. Io quello che odio sono i film che potrebbero durare un'ora e venti e durano tre ore, solo perché adesso bisogna fare i film lunghi. Cioè sono d'accordissimo. Dirò solo che ieri abbiamo provato a guardarci Eternals, non ne parleremo adesso. 2 ore e 35 cioè, di niente. Il film parla della, cioè il titolo parla della durata sì, del film. Cioè, no, comunque esatto. Vai, scusa. No, volevo dire che semplicemente è un film di Ryusuke Hamaguchi, che era un regista che non conoscevo assolutamente, però come voi sapete io sono fan di poche cose della letteratura, ma sicuramente di Murakami per le atmosfere, certo, che hai letto 1.4? No. Cosa vuol dire? Ne ho letti altri. No, lo so, volevo solo ribadire che 1.4 non leggetelo. Ci sono contro i libri giapponesi, scusate. No, è che questo adattamento di questo racconto è meraviglioso secondo me, perché ha tutte le caratteristiche veramente belle di Murakami, ossia delle descrizioni dell'esperienza umana, delle sensazioni, delle emozioni dei personaggi, degli avvenimenti che possono sembrare sicuramente strani o bizzarri, ma in un contesto molto ben descritto di completa normalità.
Quando e... Murakami è piacevole. Esatto, quando Murakami è proprio il Murakami che mamma mia ti do un bacino in ma fronte. Ci sono gli elementi soprannaturali pazzi inspiegabili, no, dentro. Ok, non ci sono. Niente, no, non in soldoni, la storia racconta di questo attore teatrale, poi regista, che è sposato con sua moglie, che è una scrittrice. È sposato con sua moglie. Crazy! È proprio soprannaturale. Che è sposato con sua moglie, che è una scrittrice di, da che ho capito, serie televisive o comunque film televisivi per la televisione. Da che ho capito vuol dire che è, tipo lo diceva in qualche maniera, ma sei distratto. Però non me lo ricordo. Esatto. Per quello che ne posso sapere. Ok. E del fatto che poi lui abbia un legame estremamente particolare con la sua macchina, che è una vecchia macchina rossa che macchina lui utilizza automobile. Per automobile, esatto, no, non bicycle dei pasta. Queen. È magari macchina per scrivere, è uno scrittore. No, no, e, no, è un attore. Lei, sua moglie. No, quello che voglio dire, ha un legame particolare con la sua macchina e che lui utilizza per imparare tutte le opere che va a portare in scena, perché registra le voci delle altre persone e tutte le volte che viaggia in macchina cerca di fare dei viaggi lunghi per mettere la cassetta dentro il mangiacassette e recitare le sue battute. Quindi questo è un metodo molto importante all'interno di come lui impara le opere, tanto che poi arriva a un certo punto ad essere il regista di uno spettacolo. Non dire nulla, è diventato il regista di uno spettacolo, tra l'altro fighissimo perché è in più lingue, quindi gli attori vengono da paesi diversi e ognuno recita le battute nella sua lingua, quindi lo spettacolo in scena ha 10, 7, 11 lingue diverse che si interfacciano. Wow, comodo da seguire. Esatto, ma soprattutto allora, c'è Sio che si sta spaccando, esatto, dal ridere, so perché. Non sappiamo perché, ma distrae tantissimo e lo odio. Metterai in muto in questo caso. È che sto pensando, decontestualizzato, mangia cassette, fa riderissimo. Però grazie per aver usato il termine mangia cassette o mangia nastri, che è una cosa bellissima. È una cosa vera. Sì, 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 però se avete meno di 100 anni è una roba, è tipo un lettore CD. Aspetta, anche il lettore CD è una roba vecchia. Sì, è tipo si chiama mangia CD. È tipo Spotify, esatto, però nelle cassettine Spotify pazze. Con una e playlist alla volta. Le mangia tutte. Vabbè, vai avanti. Oh no, ti hai dato mangia cassette. Ti sei mangiato la mia cassetta degli NSYNC. No, c'era la cover speciale di I Want to Drive My Car dei Queen. Comunque, nella seconda metà del film lui sta adattando questo spettacolo in qualità di regista e il festival teatrale per cui lui sta mettendo in piedi questa opera teatrale gli dice che per un cavillo legale, super Giappone, lo sappiamo che funziona davvero così, la burocrazia, è espulso per sempre dal paese. No, non è Djokovic, ma per un cavillo legale, dato che anni prima un regista in macchina aveva investito una persona, adesso loro mettono un autista per ogni regista e nessuno, cioè che lo porta a casa e indietro, e nessuno può guidare la macchina nel momento in cui sta lavorando per il festival. Quindi lo obbligano ad avere un autista, cosa che lui assolutamente non vuole. L'autista si rivela essere una ragazza molto giovane di Sapporo, dell'Hokkaido, tra l'altro. Classic e, Hokkaido. Esatto, nostri amici immediatamente. Mamma mia. No, e lui le chiavi della città, e con città intendo tutto l'isola, tipo. Esatto. Perché ci avete c'è vissuto un pochino, esatto, proprio così. Avete vissuto un pochino qua, ecco le chiavi della città, e con città intendo isola. Chiave ma voi siete quelli che si sono fatti quasi arrestare per andare per essere andati in autostrada. Vai avanti. E esatto. No, tutto questo per dire che lui svilupperà un rapporto importante con questa persona e deve lasciare andare questa sua, diciamo, ossessione lavorativa di guidare la sua macchina per imparare le battute. Detto così, non sembra un film interessante, perché effettivamente... Sembra di sì, cioè, sono delle idee carine. La cosa meravigliosa è che a livello di fotografia è eccezionale, è bellissimo, è una delle cose visivamente più Giappone che io abbia mai visto nella mia vita, anche perché non va mai a toccare su quei punti salienti estetici del Giappone. È più giapponese di una puntata di Super Sentai o dei Power Rangers, almeno il doppio. Wow! E soprattutto per delle scelte dove
come vi ho già detto, il film è molto lungo ed è estremamente lento. Okay. Voluta come cosa, ha un ritmo eccezionale nel suo essere lento, sì, eccetera, sì, eccetera. Però ci sono queste riprese che durano magari 4 minuti con solo colonna sonora della macchina che viene ripresa, ad esempio, da un elicottero e segui gli spostamenti di questa persona che, ad esempio, ti fa capire quanto sia importante il suo rapporto con la macchina. Ci sono tutte queste cose pensate benissimo. In più, vabbè, l'ho visto in lingua originale, giapponese. In giapponese, sottotitolato, super bello, però anche la scrittura, diciamo proprio la sceneggiatura, è così tanto, non so come definirlo in maniera diversa, è così tanto giapponese, è così tanto realistico quello che succede, come reagiscono i personaggi, come si interfacciano fra di loro, okay, che l'ho trovato veramente una rappresentazione eccezionale. Poi, è un film... abbiamo detto più di un episodio di... Ho detto almeno due, okay, cioè, quindi non mi rimangio quello che ho detto. Chiesto prima. Stavo volevo solo confermare la cosa. Comunque è bellissimo, regia, fotografie eccezionali, una colonna sonora magnifica che penso sia in qualche modo influenzata anche da, sai che Murakami di solito scrive, proprio, cioè, nelle sue storie mette dei brani e penso che siano in qualche modo legate le cose. Ma ricordami una cosa che non c'entra niente ma che c'entra con questa cosa che dico alla fine della tua recensione. Okay. Potevo solo segnarmi una cosa? Sì, sì. Ora mi ricordo di ricordarti una cosa. Cosa grazie. No, volevo arrivare alla fine. È un film veramente lungo che sfrutta al 100% il bisogno di creare atmosfera per trasmettere il messaggio del film, che poi è importante ed è interessante, ma è minimo nei confronti di tutta l'opera. Non andate a guardare questo film, non guardatelo a casa su Netflix, con l'idea che ci sia un mega twistone, che succedano delle cose. Come nelle migliori storie di Murakami, gli avvenimenti non sono tanto importanti quanto il contesto e quello che quegli avvenimenti rappresentano per i personaggi. Okay. Mi è piaciuto tantissimo. Sono storie di personaggi, non storie di avvenimenti. Ci sono anche degli avvenimenti, ma è no, proprio è quell'occhio esterno che guarda la crescita Non intendevo che non succede niente, nel senso che intendo solo quelle storie che si preoccupano più dei personaggi che non di quello che succede. Guida la macchina per 2 ore e 59 minuti. Esatto, è bellissimo. Quando finisci il film hai la patente ad honorem. Comunque, perché hai imparato. Wow. Comunque, gli voglio dare 8 fette di pizza. 8 e mezzo. Sono già contento che non siano 9. Non avvicinarti al 9. Stanne lontano. Ok, va bene. 8 e mezza fette di pizza ed è una pizza bianca. Come quella che ho detto all'inizio quando mi hai chiesto, tipo, anche i pomodorini erano bianchi. Sì, sì, è proprio una pizza bianca con delle buone verdure. Magari tipo c'è del goya che ti ricorda il giappone. Se volete oppure sbianchire... una salsina tipo di, non lo so, di salsa di soia, eccetera. Ma poi è coperta di vernice bianca. Quindi è completamente bianca. Ma non puoi mangiare. Mangiare. No, allora, no, nel 2022 no, zio banana, no, adesso mi incazzo. Allora, se dai 8 fette di pizza che devono essere positive, non possono essere coperte di vernice bianca, perché sennò quello che stai dicendo è che quella pizza è una merda. Vernice bianca commestibile. No, vernice bianca commestibile. Zucchero a me. No. Poi tra l'altro, Loro, cosa, perdonami. Cosa? Ma questo è come tu fai le recensioni. Le mie recensioni sono evocative. No, possiamo essere d'accordo. Adesso dopo 175 puntate guardo Tessio perché so che tu sei d'accordo. Che il bello dei voti su Power Pizza è che oltre al numero di fette è anche una sfumatura del voto. Sono d'accordo. Se la pizza è sempre la pizza con sopra le automobili, la pizza con sopra la vernice, tutte le pizze sono una schifezza perché sono pizze che non ti mangeresti mai. Sono d'accordo. Ma è Nick! È Nick l'unico che può fare questa cosa! Cioè, tu non hai un'altra cosa bianca che potresti mettere sulla besciamella, panna, glassa... Ma mi piaceva che fosse coperta di vernice. Ma ti ordiniamo una pizza con la vernice e te la devi mangiare e devi anche dire che buona, 8 fette di pizza con la vernice! No, perché in quel caso magari sarebbero 10 fette di pizza con la vernice. No, allora, vabbè, perché... E il 2022 siamo tutti più buoni e non voglio che ti pigli uno scioppone. No, allora, voglio che tu cresca come recensore delle cose. Vuoi un po' di pizza di caramella? Metti via quella schifezza, maledizione. Allora, di conseguenza, ha solo ingredienti bianchi tipo le rape. Va bene, va pizza bene. Bianca con i daikon. Sì. Buoni. Le caramelle bianche. Cioè, tu vuoi dare 8 fette e mezza di pizza con sopra la vernice bianca? Se vuoi dare un voto negativo, no, controverso, ha senso.
Ok, quindi allora quindi siamo tutti si com'era. Per me è bello. Cioè, è vero. È vero. Siamo tutti d'accordo. Nessuno era d'accordo. Wow. Ah, certo, siamo tutti d'accordo. Persone che scappano lanciandosi dalla finestra, piuttosto che non dargli ciao, ragione. Ciao amici, vi voglio molto bene. Questa era la mia recensione. Papà, mamma, non litigate. Mi sono ricordato di ricordarmi da solo quella cosa interessante. Ah, che ho visto un TikTok. Tutte le cose migliori si imparano su TikTok. Ma no, c'è ragazzi. Il burro. No. Questa qua purtroppo la capirà solo chi ascolta gli after show. Ah, dateci dei soldi.com. Sostanzialmente, ho visto un TikTok di Hank Green, okay, che è uno youtuber. Sì. E inoltre anche scrittore di libri. Mm-hmm. E sostanzialmente nel suo primo libro ha fatto il Murakami. Ha detto: ah, che bello! Le canzoni nei capitoli, okay, metto dei pezzettini di canzoni, eccetera. Mm. Quando ha trovato un agente che gli ha detto: bello sto libro! Dice della gente. Scusa. Ha trovato un agente che gli ha detto: bello il tuo libro, adesso lo portiamo ai publisher. Praticamente, però, questo è il preventivo per usare le canzoni nel libro, sono tipo $10,000. Ah, wow. Detto, okay. Oh, cosa? Cioè, è molto bello che. No, sì, le ha usate. Ha pagato $10,000 e poi le ha usate. Però costano dei soldi. Sappiatelo, PSA, tipo usarle nei TikTok e farci dei soldi, tranqui. Usarle infatti, nei libri. Cioè, non riesco a capire questa cioè, cosa. Ma citare la canzone. Stai scrivendo ci il titolo. Ci sono più. No, non solo il titolo, se c'è un pezzo di canzone. Ma scrivi solo il titolo va bene. Cioè, ma la canzone testo, come medium sì, un pezzo. È una ah, cosa audio che ascolti. Sì. Come può essere equiparabile tipo leggere un estratto del testo? La cioè mia opinione è la seguente, due punti a capo. Alla gente piacciono i soldi tipo. Uno ok, e soprattutto i libri sono una cosa più vecchia, ci sono già più regole, ci sono tante regole pregresse. Ok, secondo me è questa la questione. Ok, non, cioè posso capire comunque, cioè lo trovo un po' delirante come cosa. È delirante però ok sì, era una cosa che non avevo assolutamente idea. Ma soprattutto sai chi altro è delirante? Emanuele Miranda! Oh, ricordiamo Dio, il vincitore del premio cosa che ci aveva già rotto le palle inizio 2021, esatto. Eppure siamo ancora qua che ne parliamo. Allora, io non parlerei di Emanuele Miranda se ogni settimana non uscisse un film diretto da lui o con la musica. Aspetta, lettera, sua. Quindi non parlerai di Emanuele Miranda perché non escono tutte le settimane, escono poche cose e tu non hai il tempo di consumarle. La nostra poi sequenza le è stato insieme. Il nostro utilizzo a sproposito del termine lettera. Esatto. Allora, comunque, è uscito tra l'altro tipo un mese fa al cinema, di più, è Incanto. Lo sai solo tu, sì, te lo giuro. Cioè, non era una vera domanda. Poche cose era per fare il dottor Cox, veramente poche cose nell'universo mi fregano meno le cose che fa l'Immanuel Miranda e di l'Immanuel Miranda. L'Immanuel Miranda e la Disney, sostanzialmente, sì, a settembre è uscito Vivo, okay, però con la DreamWorks. Mm-hmm. Nel frattempo è uscito pure Tick Tick Boom, rumore del mistero, e soprattutto poi è uscito Encanto, che appunto aveva di nuovo la musica di Lin-Manuel Miranda, dopo il secondo film con la musica di LMM, dopo Oceania, che ti è piaciuto? Sì, Moana mi è piaciuto tantissimo. Ok, dico solo che fatalità l'ha scritto Lin-Manuel Miranda, coincidenza. Moana no, non era solo scritto, la musica, solo la musica, solo la musica. Musica okay. Solo sta cercando. I miei problemi con Lin-Manuel Miranda non sono sul fatto della musica, che ovviamente mi piace, anche perché poi io di musica non ne capisco niente. Figurati se vado da uno che è tipo un compositore super bravo a dire non sai quello che stai facendo, che cazzo ne so io. No, ovviamente, no, è proprio quando scrive le cose, tipo appunto il mio problema con Hamilton sono proprio a livello ideologico, retorico, cioè, quindi andiamo avanti. Chiaro. Allora, premesso le seguenti cose. Premesso che sono 7 giorni che l'ho visto e sono 7 giorni che ascolto solo le canzoni di Encanto. Ok, nulla di nuovo. Infatti, allora, nulla di nuovo. No, però... Routine. Salute. Scusa. Premesso che l'animazione, i colori, cioè i colori e l'animazione sono una roba mai vista, cioè... Dici, ah, cavolo. Non hai mai visto l'animazione? No, non l'ho vista. Ma cioè, neanche i colori. Canzone, cioè, vabbè, okay. Sostanzialmente... Dici, cavolo, che bella questa animazione, sta un po' stufando questo 3D disneyano, è meglio tipo la roba dei Mitchells, eccetera. Però, cioè, hanno messo l'acceleratorone e l'animazione è una cosa che ti fa esplodere gli occhi. Mm. Premesso... Non è una cosa positiva quando ti esplodono gli occhi. Esplodono solo gli occhi e ti esplodono l'anima. Solo coperti di vernice bianca, quindi è una cosa positiva. Esatto.
Premesso che Maribel, la protagonista, è interpretata da Stephanie Beatriz, che ve la ricorderete quando fa pam pam nella sigla di Brooklyn Nine-Nine, perché è rosa. Ah, è letteralmente rosa di Brooklyn Nine-Nine. Nice, nice. Per inciso, tra l'altro, ho visto un'intervista a Rosa, cioè, scusa, a Brooklyn, come la chiamano loro, a Stephanie Beatriz, e tutti dicono... Lei disse: tutti sono delusissimi che io non sia tipo una persona malvagia come Rosa, non tipo una persona piacevole, ma cioè, sono un'attrice. Mi dispiace. Comunque, premesso questo, è vi racconto un attimo su cosa si basa la storia. Sto facendo un sacco di premesse per poi stupirvi. Ma non hai aperto neanche una parentesi. Neanche una parentesi. Apro una parentesi con la storia del film. Allora, c'è questa famiglia magica. Mm-hmm. Hanno una casa magica. Sono tutti magici. È veramente il film preferito di Simone. L'ha scritto lui in bagno una sera. C'è almeno un cane. No, okay, non è il film non di c'è un cane. Okay. Però hanno tutti un potere magico. C'è Luisa che è forte, c'è Isabella che fa i fiori, c'è uno che parla con gli animali. Vabbè, allora, insomma, bellissime, tutti sono magici. Maribel è l'unica sfigata che non ha la magia. La magia, ok. Bellissimo. Sostanzialmente c'è un problema con la magia, forse... Tutta questa magia sta per scomparire e Maribel cerca di risolvere la questione. Ok. Cioè l'unica senza magia risolve i problemi di quelli con la magia. Ovviamente. Vabbè, questo è l'incipit e il tutto il film sostanzialmente. E è carino, bello. Premesso un'altra cosa che ho pianto come una fontana almeno 7 volte nel film. Ormai non mi... Ok, già accetto le cose. Cioè, si letteralmente ha scritto lì Manuel Miranda su una mano e ogni tanto lo guarda e piange. Quindi cioè, non... Ok. Tutte queste premesse... È un film. No, è che è proprio, ha proprio dei grossi difetti, secondo me. Ok. Uno è fatto da Lin-Manuel. Quello è... Vincitore del premio Change. Allora, è talmente pieno di personaggi. Mm. Cioè, ci sono tanti personaggi. Più o meno di 1000. Molti di più. Non è vero, wow. sono meno. Ma ho speso tantissimo per il casting di quel film, wow. Ci sono tanti personaggi. Cioè, l'intera famiglia sono tipo più di 10 personaggi. E ognuno ha una personalità ben precisa, il suo potere. E cioè... Sono talmente tanti personaggi che, siccome il film, appunto, non dura 3 ore, ne dura, non mi ricordo più. Mezza, no, però tipo sì, un paio d'ore, però sono talmente tanti che quello che fanno è che raccontano tutto a parole e non succede nulla organicamente. Ok. Solita storia del show don't tell, però okay. Tell tutto. Okay. Tell tutto, soprattutto attraverso le canzoni. Che dici? Bello raccontare attraverso le canzoni. È un musical, ok. Però è un musical, cioè. Sì, okay. No, nel senso che c'è una buona percentuale del film che non è cantato. Ok, ok. La maggior parte però del le film. Canzoni portano avanti la trama. Assolutamente okay, sì. Okay. Anzi, devono farlo proprio perché non c'è spazio. Cioè, la storia è molto grande perché lei deve scoprire delle cose su tutti e poi risolvere delle cose e poi e quindi l'unico momento che hai per interagire con magari uno dei personaggi è la sua canzone. Okay. E poi nel resto del film praticamente non c'è quasi. Okay. Cioè ci sono delle cose forzatissime tipo Isabella devi fare questa cosa, non volevo farla. Ma mi stai dicendo che non volevi farla per la prima volta durante la tua canzone che lo stai già risolvendo. Ok, sì. È tutto molto forzatino. Cioè obbliga il film a comprimere i minuscoli archi di crescita, che sono pochi, all'interno delle canzoni che sono letteralmente degli infodump. Seguo quello che stai dicendo. Ok. Non so perché da quando abbiamo fatto la live al Luca adesso concentri su di me quando dico per assentire. Cioè, inoltre, secondo me, ha un grosso problema a livello proprio di messaggio, perché la famiglia tratta malissimo Maribel. E il messaggio è un po': bisogna voler bene alla famiglia, ci sono dei problemi. Anche se ti trattano male, se ti odiano. Non dovremmo leggere la chat durante la puntata, ma ce l'ho davanti. Continuano a dire che la protagonista si chiama Mirabel e non Maribel. È vero? Okay. È vero? A posto, volevo solo essere sicuro di questa cosa. È vero, è solo che negli appunti ho scritto Maribel. A posto, niente, continua come se nulla fosse. Maribel, praticamente.
Sì, viene trattata malissimo. E ok, appunto, c'è il messaggio di vogliamoci bene, vogliamoci bene, cerchiamo di risolvere tutti i problemi della famiglia in qualche modo. Però è un po' tossica la famiglia. Cioè, un pochino di... Non... Ci sono delle famiglie veramente tossiche. Cioè, ma quindi non reale. Cresce questa cosa. Cioè, la famiglia sì, non è che si rende conto che bisogna volersi bene. Allora, succede più o meno. Okay. Ma, cioè, è anche quello un po' forzato. Non ha il non respiro. Non è giustificato è da... È un come si chiama? È un momento Daenerys. Ok. Quindi improvvisamente ci serve, ci serve che sia diverso fondamentalmente. Esatto, spoiler per Game of Thrones. Sì. ok. E quindi il fatto che tutto si risolva nel finale, e viva l'amore, viva la famiglia, non mi ha convinto del tutto. Il problema è che è tutto impacchettato bene, ma l'anima è rotta. Quindi gli do 6,99 fette di pizza. Comunque poi è un bel. Cioè 7. Perché è. Ok, 7 meno 0,01. Sì, però, cioè, nel perché senso... è piacevole da guardare. Okay, okay. Cioè, lo guardi senza audio e dici: wow, cioè, bravi, madonna. Ma è un musical. Non fa schifo senza sì, audio. Sì, sì, però cercando cioè... di dire che l'animazione okay. è molto, molto, molto bella. È uno dei migliori film d'animazione graficamente che abbia visto. Ok. Però anche Arlo. quindi, e quindi una 6,99 fette di margherita col pepe. Margherita col pepe? Sì. Che dici? La mangi e dici, buona. Sì. Ma tipo what? Troppo pepe? No, un po'. Un po'. Un okay. po'. Che, anzi, è un po' poco. Dici, ah. Buona. Tipo una sola fetta però sopra una grattata di pepe e poi tipo le altre dici sì però la mozzarella era molto buona ok ok quindi sei e confuso l'impasto era ok normale okay. Non io una domanda speciale. Cioè un film che trovi un po' deludentino come sì. ti fa a far piangere 100 volte cioè nel senso allora so che non tutti viviamo queste cose nello stesso modo vero. Ma io cioè tendenzialmente se mi trovo emotivamente preso da qualcosa è perché reputo che abbia dei forti però voglio dire tendenzialmente non mi commuovo per qualcosa che lo guardo e penso ma che è sta ciofeca voglio dire come funziona cioè allora per me sinceramente la musica è il Konami Code delle mie emozioni ok ok questa è assolutamente legittima cioè se mi dai una canzone che anche forzatamente dice che bello l'amore okay, però sì, la sì, musica sì. è bella io piango ma mi piace perché sei onesto su questa cosa onestamente no, quindi però capisco, è per quello però capisco perché ad esempio io mi emoziono tipo da quasi lacrime per momenti che non sono necessariamente legati all'amore, la famiglia, ma all'eroicità. Non so, c'è cioè no, Nick okay. bambino che ha sempre voluto essere un eroe. E... Quindi tu, tipo, la tua canzone preferita è quella Hero dei Nickelback per Spider-Man. No. Non mi ricordo la mia canzone preferita è il tema di Kung Fu Panda quando giusto, iniziale. Giusto. E, no, però in certi film che io reputo brutti, mi ricordo. Ricordo vivamente di scene dove magari c'è questa eroicità proprio iniettata nella sceneggiatura perché c'è questo momento in cui ah no io adesso risolvo tutto e io inizio tipo a okay. piangere lacrimoni pur sapendo tipo questo film è una schifezza okay. quindi riesco a empatizzare con sì. Ok ok ci sta quindi vabbè continuerò a ascoltare per la 100ª volta allora, We Don't Talk About Bruno io vi do la possibilità di scegliere perché ve lo dico io ho un amaro per questa puntata lo volete prima del momento del grazie o dopo il momento del grazie dopo è dopo bello finire okay. avere un cliffhanger dire ah, grazie a tutto è il momento del grazie è un paio di ciuffoli io di solito lo guardo da computer ma non ce l'ho aperto il momento del grazie casomai ve lo stesse chiedendo è il momento in cui ringraziamo tutte le persone che ci permettono di realizzare settimana dopo settimana Power Pizza dandoci dei soldi.com letteralmente supportandoci su Patreon ovviamente allora le persone sono tantissime e anche un solo 100esimo di contributo ci riempie il cuore di gioia ma ci sono delle persone che di 100esimi ce ne danno tantissimi esatto. e quindi le ringraziamo vai alla fine della migliaia. Puntata e quindi posso dire prima di cominciare il grazie dei calzoni un grazie speciale a Chickpeas. Ah, oh, allora, mamma mia, sì, Cecilia. Sì, allora, Cecilia, grazie millissimo. Se non l'aveste visto, adesso lo trovate nello scontrino di questo episodio con il link dove l'abbiamo caricato su YouTube, sul secondo canale di SEO. Intendi su canale... Instagram? No, l'ho provato su Instagram, ma Instagram non voleva. L'abbiamo caricato sul secondo canale di SEO, che è un canale minuscolo se lo paragonato al canale della Juventus.
Però vabbè, l'abbiamo caricato lì e ha fatto la sigla di Friends, però con spezzoni di cagate nostre. Il giro al farello. No, è letteralmente il trailer della nostra amicizia. Cioè, è incredibile. È il video più bello che abbia mai visto in tutta la mia vita. E io ho visto un video di Nick che salutava guardando. Cosa? Dopo me lo fai vedere. Beh, quindi grazie Cecilia per questa cosa incredibile. Correte a vederlo se non l'avete ancora recuperato. Non lo possiamo mettere oggi live su Twitch perché ovviamente ci copy strike. Non so, però possiamo cantare noi. Ok. Quindi grazie a HH smaliziato, dove vai? HH travisato, tu che fai? HH sai stupida ironia, ma l'H sa anche farti compagnia. Anche questa era una canzone, sì, vero? Dannazione, sì. Perché le leggo io? Non lo so perché continui a farlo. Però grazie Alberto Bitto. Grazie a Davide Rampi. Grazie a Federico De Maddalena, Lord di Germignaga. E la botte piccola di Padova, grazie. Grazie Nardaz. Grazie Nick e Maesh Paulini Subramania. È Once Upon a Sam e il canto della pizza, parte 1. No, J.K. Rowling. Grazie a Sara Oswin che saluta da una cabina blu. Ci sono anche delle H alla fine di quel blu. Blu. Quindi è blu. Grazie a Siluin 85. Detto che me, tempo pluricampione della gara pazza. Tutto non vero. La gara pazza. Oh, oggi non, oggi non c'è la gara pazza. Allora, e grazie a Psycholite. Psycholite. Allora, cos'è la gara pazza? Noi di solito registriamo sul nostro... registriamo live sul nostro server di Discord. Ma non spiegarlo a neanche. Zitto, perché sennò la gente si chiede cos'è la gara pazza. Praticamente... è quello che io non vuole. La gente ci può ascoltare live, non vederci, ma ascoltarci live mentre registriamo. Di solito, quando abbiamo finito di registrare, diciamo ok, bella per tutti, noi andiamo a fare altro, voi andate a fare altro. Soltanto che delle persone rimangono connesse in un canale dove non puoi parlare, cioè puoi solo ascoltare ma non c'è nessuno che parla e fanno la gara pazza. E praticamente chi resiste di più in quel canale, ovviamente dando anche segno che è connesso, perché non è che basta connettersi e poi andare a fare altro, no? Ogni ora bisogna dare prova della propria presenza. Chi sopravvive via lungo nel canale gara pazza diventa il campione o la campionessa della gara pazza. Oh, quindi no, gara pazza dopo la 24 ore, stanno dicendo in chat. Vabbè, tecnicamente tanto è domani mattina. Non è ancora il momento di leggere la chat perché scusa, prima della fine dell'episodio c'è un amaro. No, bisogna ringraziare, dato che stiamo facendo la festa del grazie di ogni episodio, ringraziare Storytel per aver sponsorizzato questo episodio. Ho le orecchie piene. Avevo portato questo. Ne avevo già uno in casa, quello che mi hai regalato tu. Giusto. Comunque, grazie Storytel per la sponsorizzazione. www.lorecchiepienedilorro.com per ascoltare l'orro. No, degli audiolibri che si trovano su Storytel. E da quel sito potete avere 30 giorni di prova anziché 14. Esatto, e nello scontrino dell'episodio trovate anche i link per validarvi se siete studentesse o studenti ed avere il 50% di sconto sugli abbonamenti. Prima di chiudere però, sia che ci stiate ascoltando da powerpizza.it, da Google Podcast o da dove volete, in qualche modo siate su @powerpizzapodcast con 1122233. Allora, ho aperto Netflix, ho guardato roba horror in stop motion. Cioè, cosa? Stop motion, ho detto, è la mia, voglio dire. Aspetta, questo è l'amaro. Non guardate The House. È una ciofeca atomica. Ma allora, quello fatto dal non so, dal famosone. Allora, io di solito guardo chi fa le cose, perché se qualcosa mi piace vado... No, vai. Quello del contatore delle radiazioni. Sì, lui ha fatto, ha fatto due cose. Giger, quello tipo... Giger! Ma non è lui. Credo, cioè non ho visto la sua estetica. Se solo potessimo googolare. Sì, Alien. Ok, bravissimo. Sì. Se l'ha fatto lui, non lo so, ma poi lui non ha un triliardo di anni ed è morto, tipo. No, può essere, non lo so. Comunque, scusate per questa parentesi. Allora, è veramente, cioè nel senso, è una piccola antologia, sono tre mini film da circa mezz'ora ciascuno, che hanno come tema centrale una casa. Delle inquietudini, sì, che ruotano intorno a delle case o al concetto di casa. Ok. Esteticamente è bellino perché la stop motion comunque ci va talmente sempre dentro talmente tanto lavoro che è bello da vedere. Cioè, se ve lo volete vedere senza audio, vabbè, ve lo guardate senza audio e dite, ah, che bravi a fare la stop motion, che è sempre vero. Ma le tre trame in sé sono talmente abbozzate, talmente trascurabili, e la cosa che mi ha dato fastidio è che un sacco di persone le troveranno valide perché sono creepy. Ma essere creepy non ci vuole uno stracazzo di niente. Cioè, nel senso, a fare le cose inquietantine
non serve così tanta fatica. Pupazzi meccanici. No, nel senso che davvero, cioè, a parte che poi non è fatto, è fatto in maniera veramente tipo forzatissima. Il primo di questi tre episodi, cioè, hai presente la musica inquietantina che dovresti magari mettere nei momenti giusti, cioè costantemente. La storia che può essere curiosa, la cosa che può essere curiosa e interessante, alla fine è talmente approssimativa, super, di superficie, che non ti lascia niente. A me non ha lasciato assolutamente niente. Il secondo episodio è un pochino più... ti tira fuori delle sensazioni più di disagio che però rimangono sempre estremamente di superficie. Purtroppo l'horror, come la comicità, non è facile. O meglio, è facile fare delle cose a chiappone che ti fanno dire «Ah, sì!» Ma poi fare le stesse cose con del contenuto vero è difficile. Tanto quanto la risata è soggettiva ed è difficile fare qualcosa di... scritto bene a livello di comicità, è davvero una delle cose più difficili. Sono anche d'accordo. L'horror è difficile perché tipo le cose inquietanti le puoi sempre mettere, i jump scare li puoi sempre mettere, non ci sono in questo caso, però sì. ci sono tutti dei piccoli meccanismi che puoi usare per far dire alla gente oh creepy, oppure ah ho saltato sulla sedia, sì, tipo oh è appena sparita la mano di uno dei personaggi. Sì, ho una calza inviata sulla mano caso non ci stesse ascoltando senza audio. Però, cioè, davvero, poi in questo caso, cioè, non ti lascia assolutamente niente, totalmente trascurabile, e mi ha fatto arrabbiare perché, cioè, è talmente un peccato trovare un'antologia horror di in stop motion fatto bene, perché la stop motion appunto è fatta bene, vi giuro, mi ha proprio infastidito, ho buttato un'ora e mezza di tempo per vedere una cosa totalmente trascurabile. Almeno nel frattempo stavi facendo del fitness. No, sto mangiando dei taralli e del salame arrabbiatissimo, tipo era tipo angry eating. È il contrario del fitness. E mi bevevo una birretta, ovviamente. Quindi non guardate The House o guardatelo solo per le immagini. Fine di questa cosa. O guardatelo solo per dar ragione alla recensione di LOL. O guardatelo solo per darmi torto e poi scrivere nei grissini a questo episodio che avevo torto. Torro. Io leggerò i vostri grissini mentre mangio dei taralli del salame arrabbiatissimo. Da Power Pizza è tutto. Attenti ai mangiacassette. Noi ci sentiamo nell'after show che per la prima volta è aperto a tutti. Esatto. Quindi buona giornata. Ci vediamo tra 30 secondi perché andiamo avanti con la 24 ore su Twitch. Io ho un'idea, ma ve la dico dopo la fine della puntata. Pizza e chiudo. Pizza. Prima di cominciare l'after show ordiniamo una pizza. Ok, sta andando la sigla, voi non la sentite perché sono scritte le cazze. Vedi quel balcone, lì la pizza. C'è un tizio lì pronto. Ok, allora, after shows. After show. Di solito sei a fianco al microfono. Sta suonando sto campanello attaccato al microfono. Rabbia uguale content. No, rabbia uguale schiaffo. Mamma mia, incredibile. La pizza di caramello. Però mi potresti passare per favore l'acqua con la bandina? Ti giuro, per un istante volevo picchiarti. Concentrati, ti ammazzo. Passami l'acqua. Allora, cioè, siamo nell'after show, potete? Stiamo ancora registrando. Voglio solo bere dell'acqua. Stiamo ancora registrando. Allora, di solito l'after show si apre con i nomi buffi della settimana, perché di solito nell'after show i nomi sono tematici. Questa settimana, dato che appunto siamo live in questo momento su Twitch e riprendiamo adesso a leggere la chat. Ah, ora ho capito, i nomi sono a tema Twitch. Grandi, è vero, tutti hanno un nome che è il loro handle su Twitch. Sì, e che è incomprensibile perché tutti i nick su Twitch sono sempre incomprensibili. Sì. Lettere, nomi a caso. Luscoia Trollo, Vinge, mai sentiti. Ah, giustamente V dice che su Discord i nomi sono comunque tematici. No, però noi non abbiamo Discord davanti adesso, quindi non lo scopriremo mai. Saranno sicuro delle cose divertenti, quindi mentre dite delle cose io vado esatto. A controllare. No, io allora parto subito con l'after show perché tipo ho letto quel libro e volevo parlarvene. Ah, sì. Voi conoscete... Hai letto La Fabbrica? Esatto, non è quello. No, ho letto la biografia di un rapper.
Si chiama così, la biografia di un rapper. Si chiama Il Signore del Bosco ed è di e basta. Massimo Pericolo. E dimmi stop quando dico il rapper giusto. È Fedez. No. È J-Ax. Ho già detto no. Stai zitto. È J-Zitto. È J-Ax degli Articolo 31. È Sfera e basta. No, Sfera e altre cose. Quanto va avanti? Non conosco questi altri rapper. Aspetta, dimmi il nome di un rapper. Così ah, sì, Lin-Manuel Miranda. È Lin-Manuel Miranda. Sì. Ok, perfetto. Ah, bello. Okay. Poi me lo passi. Esatto, solo che in questo libro si chiama Massimo Pericolo. Aspetta. E il nome del rapper Massimo Aspetta, Pericolo. Scusate, allora, scusate persone della gioventù che ci stanno ascoltando, ma davvero c'è un tizio che si chiama Massimo Pericolo? Sì. Sì. Wow. Ma è come Homer quando cambia nome diventa Max Power. Ma cosa? Come Massimo Pericolo? Wow. Massimo Pericolo, se ci stai ascoltando, cuoricini per te, ovviamente. Esatto. Però, scusate, ma io non sapevo questa. Che nome è Massimo Pericolo? Aspetta, cosa? Fare pericolo in Classic Files, come scrive. Cosa? No, allora, esiste davvero una persona che si chiama Massimo Pericolo e... Nel senso, a pochi anni ha avuto mega successo. Ma meno male che in chat ci scrivono non è il suo vero nome. No, avevo il dubbio che potesse. Aspetta, neanche Sfera e Basta il suo vero nome. Sì, Giovanni Sfera e Basta. Sfera e Basta è il cognome. No, è Giovanni Sfera e Basta. Allora, fondamentalmente, ho letto la sua biografia che si chiama Il Signore del Bosco. Ma è un onore intanto che parli. Esatto, grazie. Ah, è il modo per non farmi parlare. No, no, devi parlare mentre mastico. E praticamente è lui che racconta la tua storia in un libro scritto molto bene, per quanto ne possa capire io, però ne è stato molto piacevole leggerlo. Quante pagine sono? 200 e qualcosa. Ah, oh wow, sei preparatissimo addirittura sul numero. Ho detto davvero, in un giorno. Ha letto un libro intero. Mi aspettavo che si ricordasse quante pagine aveva letto. Sì, probabilmente tipo è talmente orgoglioso di questa cosa che no, si ricorda. E dovresti essere. Ci sono delle immagini? Sì. Nel senso che... Come ci sono delle immagini? Anche, Aspetta, è un libro che tipo i capitoli sono intervallati da dei collage di foto di quello che racconta. Nel senso, lui parla del... Quanti collage di foto c'è? 189 pagine. Sono le didascalie di queste foto. Questa didascalia è lunghissima, l'assalto. Wow! Ho letto un libro intero. Quest'anno sto leggendo tantissimi libri, guardando tipo non lo so, manuale di il muro bianco, tipo perché quello è solo un muro bianco, non è il libro. Incredibile quanti libri sto leggendo. Un muro bianco è solo una pagina enorme. Ok, comunque racconta la sua storia della famiglia disastrata in cui è nato. Dei trasferimenti quando era molto piccolo, di quello che l'ha salvato, perché lui è entrato subito in un circolo di droga, di spaccio, ha lasciato la scuola immediatamente. Una cosa drammatica, maledizione. No, stavate ridendo del fatto che io saltassi le didascalie, ed è, non è drammatico, è molto drammatico. Però comunque, di tutta questa storia, di come le arti marziali l'abbiano aiutato tantissimo a trovare tipo una, diciamo, una disciplina, una via, qualcosa che l'ha salvato dalla droga e dal crimine. Ma e cose è, di questo perché tipo. È perché sa le arti marziali che quando la gente lo vede arrivare dice Massimo Pericolo, che paura! Esatto. E nulla, quello che volevo dire comunque è una bella storia, arriva al 2019 che è il momento in cui Massimo Pericolo è diventato pubblicamente famoso. Non ce la faccio. E poi subito dopo c'è la pandemia, di conseguenza tipo è un libro che racconta la sua storia fino al momento in cui tutto è successo e poi dice adesso sono qua e sono bloccato a casa come tutti voi e speriamo che le cose vadano meglio. La cosa interessante, dato che lui non è un rapper che è nato tipo in una periferia non di Napoli oppure tipo in un quartiere disagiato di Roma, cioè metropoli e l'area limitrofa con tutti i problemi della provincia. No, no, lui è proprio, cioè viene da, cioè ha vissuto, viene e ha vissuto in un posto che è tipo vicino ai boschi, è una piccolissima realtà lombarda. Ok. E quindi, è il Signore del Bosco. Esatto, è bravissimo, vedo che sei molto attento, tieni una stellina. Mi indicato del titolo perché è un titolo molto interessante. Credevo che Massimo Pericolo fosse il titolo, invece Signore del Bosco. Stavo aspettando la spiegazione. No, e di come appunto, cioè nel senso, è una realtà molto diversa da quella che ci aspettiamo nella narrativa rap. Ok, ok, sì. Perché è proprio, cioè, sostanzialmente diversa. In più,
racconta molto bene un determinato tipo di atmosfera e di cose. Scusa, ma già scrivono minimo pericolo nei boschi. Comunque non sottovalutate i boschi, ragazzi, andate sempre con ragazze, andate tutte con degli scoiattoli. Con degli scoiattoli e con l'attrezzatura giusta in bosco. No, ok, altrimenti perfetto. C'è il massimo. Non voglio pericolo. Mai più recensire un libro. ma il problema non è il libro, no, siamo okay. Noi. No, no, per finire, allora, le sue canzoni le ho poi ascoltate. Ora, a me io non ho contesto con la musica rap e trap italiana, eccetera, non ascolto neanche mai. Neanche l'articolo 31. Assolutamente no, davvero? Non so cosa siano. Ah, è ma... una. Wow. Ok. No, sto scherzando. Da, ovvio, anche, ma dai! Okay. È una domanda seria. No, il concetto è che quando poi ho ascoltato i suoi brani, dopo aver letto questo libro, li ho apprezzati perché diversamente non sarei. Non avrei avuto nessun elemento per comprenderli. Okay, okay, okay. Non che non siano comprensibili, no. A me sarebbero sembrati dei brani tipo classico rap che si appoggia su le solite quattro parole che vengono sempre usate. C'è questa idea del io rap contro tutto, la galera, lo sbirro, il gabbio, il ferro. Cioè, questa roba qua. Però, dato che lui ti racconta la genesi dei suoi pezzi e perché sono stati scritti e per come, eccetera, eccetera, acquisiscono valore. E diventa molto interessante ascoltare la sua produzione sapendo che cosa si riferisce a lui. Quindi mi ha dato un sacco di contesto figo per capirlo. Poi non mi metterò ad ascoltare Massimo Pericolo tutti i giorni, sicuro. Ma l'ho trovata veramente una bella esperienza quella di capire la storia di una persona e poi di sentire la sua produzione e non avere quell'orecchio, diciamo, viziato che ho di solito, che va a dire tipo, a me questa roba non piace, fine della questione. Sì, non è orecchio viziato, è proprio pregiudizio riguardo, cioè essere prevenuti riguardo a un genere musicale che non è il tuo genere musicale di scelta, diciamo. Questo mi ricorda una cosa che non mi ricordo questo concetto da dove l'ho tirato fuori. Te lo sei Massimo Pericolo. Adesso. Se me lo sono inventato adesso sono un genio, perché mi sono autoconvinto di averlo sentito tempo fa. Ma era semplicemente il concetto di più sai, più puoi godere di un qualcosa. Ah sì, senza dubbio. Nel senso che se ti studi la storia americana, penso che Hamilton te lo godi di più. E se conosci tutti gli altri... Ok, sto facendo l'esempio di Hamilton, però... vabbè, a caso. Poi personaggio. No, però, per esempio, se sai tutte le citazioni di tutti gli altri musical infilati in Hamilton, te lo godi di più. Cioè, se una cosa... Se più cose sai, più ti godi tutte le altre. Okay. Quindi, di base, anche a me piace... Non sto più parlando di Hamilton. No, sono d'accordo. Ne parlavo con il nostro amichetto Matteo ieri, letteralmente di questa cosa, per puro caso. Per il discorso che, sì, è quello anche il bello di guardarsi dietro le quinte o leggersi. Allora, ovviamente non è che lo devi fare di tutto, però se c'è una cosa che ti interessa, è bello andare a spulciare il contesto per quello che ti è dato. Perché ti permette di apprezzare di più, cioè comunque quello che fruirai tu da spettatore è sempre il 10% di tutto quello che ci sta dietro. Perché va bene. Il lavoro, appunto, il lavoro, le motivazioni non le potrai mai sapere. Se anche te le raccontano non le hai esperite tu in prima persona, ma te le sta raccontando qualcuno che ci ha lavorato. Però aggiungere elementi a quello che sai di una cosa che magari ti è piaciuta e ti è interessata, è vero che ti dà più livelli di interpretazione, più possibilità di apprezzare una cosa, 100%. Sì, cioè, semplicemente il nostro cervello, se si accendono più sinapsi contemporaneamente, fa è bello. No, comunque, sì, tra l'altro, cioè, scusate perché veramente, Massimo Pericolo io, cioè, nel senso non ho idea di chi sia, quindi, cioè, nel senso non voleva sembrare che lo stessi coglionando, non avevo neanche idea che tra lui stesse, spoiler, ma il nome è bellissimo. Spoiler nel libro spiega perché decide di chiamarsi Massimo Pericolo. Perché una volta è quasi caduto sotto un auto. No, perché l'ha sentito a tipo un tizio che leggeva il meteo. È una situazione di massimo pericolo. Lui ha detto Non volevo sapere l'allore di questo nome. No, ecco, esatto, a volte sapere le cose le peggiora. Quello è un rischio, però devi correrlo. Cioè, nel senso, ecco. Perché se non lo corri, stai camminando. Sapete una serie che è invecchiata bene e io la sto rischiando? Star Trek. Sì, allora, Star Trek non è invecchiata, appunto, non è invecchiata bene. Molto bene. No, devi stare zitto e non ti devi permettere un inizio. No, Seinfeld. Ha detto vernice e mi ha completamente agghiacciato. Guarda, ignora Nick. Seinfeld, aspetta, intendi? Sì, esatto. Allora, io nel senso avevo dei ricordi onestamente vaghi di tipo alcune puntate. Io ne ho viste tre. Ma sì, come puntate. Quando tipo c'erano le cose in televisione, te le vedevi da bambino, beccavi una puntata a caso, ti guardavi una puntata.
A parte che da bambino, cioè, nel senso, boh, non so quanto potessi apprezzare Seinfeld, onestamente. Però, cioè, è proprio quelle... Cos'è, tipo, credo di inizio anni 90, o comunque degli anni 90. Penso che quando è uscito Friends ci fosse già Seinfeld, potrei stare dicendo una mega castroneria. Che poi io comunque credevo fosse una di quelle cose da, tipo, 80 stagioni. Sono 9 stagioni, che per amor del cielo sono tante, bene, però, nel senso, ce ne sono di serie che hanno 9 stagioni. E ti giuro, e mi ha fatto straridere, tra l'altro, perché la nostra amica Fran De Martino, tipo, proprio in questi giorni, tipo, ho visto che ha fatto un disegno di Seinfeld dicendo, ah, serie che invecchiano bene. Ho detto, sì, sì, anch'io me lo sto guardando in questo periodo. E vi giuro, se vi piacciono... Allora, piccolo disclaimer. Ovviamente, sto controllando, è dell'89, pensate, neanche dei primi anni 90. Vedi. Comunque non è dell'87. Allora, ci sono molte cose che sono invecchiate, sto facendo le virgolette. Nel senso che tutta una serie di cose relative a certe sensibilità nell'89 non sono come nel 2022, voglio dire. Ci sono ancora auto con il motore a scoppio. Lo vedi tantissimo nelle gag, nelle situazioni di coppia, tipo... Cioè, la percezione dei ruoli, non quello, esatto, non quello, però nel senso, tutta una serie di cose sono più datate, però non hai quella cosa che magari trovi in altre serie. O in Friends. Tipo in Friends, o tipo anche in altre che adesso ti fanno un po' dire... No, è, cioè, ci sta un sacco, è molto ironico su tutta una serie di discorsi. E è molto gradevole, cioè non è una serie che a me personalmente fa spaccare dal ridere. Ci sono dei momenti che mi fa fare una risata. Però la maggior parte delle volte è semplicemente una di quelle cose proprio gradevole da vedere, che ti fa fare un sorrisino ed è piacevole. Tra l'altro, una cosa divertente, se non avete mai visto Seinfeld, lui è il protagonista, tipo... E Jerry. Fa, esatto, ed è stand-up comedian, cioè nel senso... Ah, sì, anzi, lui stesso non saprei neanche esatto se chiamarlo stand-up comedian, sono proprio quelli da cabaret tipo che fa il... Che però, aperta chiusa parentesi, lo dico prima così, certo, è chiusa. Fine. Parentesi. No, Jerry Seinfeld è uno dei pochissimi stand-up comedian che fa tutto tipo materiale pulitissimo da sempre. E che quindi... safe nel senso no, lui fa proprio clean comedy, è il suo genere. Bello. È quello che lui ha sempre detto, tipo non ci sono parolacce, non ci sono si cerca, cioè non è una stand-up comedy d'offesa, neanche tipo in Punching Down. Bello. Cioè in nessun caso. Beh. E infatti lui finisce a fare un sacco di roba tipo cabaret, aperture, okay, sì. Presentazioni, però, perché è proprio, cioè, per se tu me la stessi. A parte che sì, ci sta, però se tu me la stessi raccontando così me la immaginerei come una cosa noiosa, un po' tediosa, edulcorata. No, no, non è che non scherzi sulle cose, cioè non è quel safe del tipo di faccio due battutine su quelli che usano l'ombrello quando piove, che cacchio ne so, non lo so. Quelle battute che, cioè, dici niente, quindi no, comunque fa ironia su delle cose, però è vero che è molto... wholesome, specialmente per essere l'89, onestamente. Wow. E tra l'altro c'è Kramer, il suo vicino di casa, che c'è assolutamente MVP di tutta la serie. Sai quei personaggi? E lui è stralunatissimo, completamente svalvolato. E quei personaggi che c'è tipo il 5% del tempo. È che ne so, quando loro sono a casa di Seinfeld, cioè arriva Kramer e dice cose assurde. Ma è bellissimo. È uno di quei personaggi che non puoi non innamorartene, perché sono sempre cose completamente a caso di quello che arriva. Ed è l'elemento totalmente di caos random. Ed è super bello. Quindi dove la trovi? C'è tutto su Netflix. Ah, su Netflix? Cioè, tutte le 9 stagioni su Netflix. E poi c'è la prima invece su Amazon. Sono qualche episodio. La terza stagione. La prima stagione sono tipo 5 episodi, era una sorta di pilot, poi ovviamente è piaciuto tantissimo. Ma sono episodi lungoni? No, i soliti 25 minuti sì, sì. Televisivi, tipo. Quanto amo le cose da 20 minuti in generale. Madonna, che bello. E quindi, niente, buono, bello. Non è la tua faccia. No, pensavo fosse la di massimo pericolo. C'è un emoji in chat che incuriosiva Nick. Io vi do un ultimo consiglio per concludere l'after show con la felicità: Covid Simulator. Come la felicità? Cosa? È un gioco COVID. molto simpatico. Cosa fai? Vai si fuori e abbracci le persone. Quanto può essere simpatico? È praticamente un gestionale che hai tipo le persone nella tua azienda. Tu devi dire ok, mettiamo la mascherina, vedere. E praticamente con varie... Ah, un simulatore di buon simulatore senso. Simulatore di COVID. No, di COVID. Nel senso che il COVID vedi che va in giro e tu vedi mettendo le varie... insomma...
come si dice? Non lo so, restrizioni, non so cosa vuol dire, quindi restrizioni, le varie restrizioni, okay. Le varie cose che devi fare. 100 geni, attento. 101 a sto punto. È simpatico, lo sono trovato su Itch.io. È uno di quei giochi che quei matti... Ricordatevi di Itch.io per voi che seguirete tutta la live di oggi. Se vi volete scacciare una Itch.io. Io ho una library enorme. Non ti preoccupare. Vai avanti con quello che sta facendo. No, finito. Okay. Finito l'after show. Non è finito l'after show perché ho un ultimo consiglio per cui devo ringraziare le power pizzette, ovvero i calzoni e le bufale che sono sul nostro server di Discord. What? Perché mi hanno fatto conoscere il mio gioco preferito dell'ultima settimana, che è Wordle. Oh, oh, chiedo giocando a Wordle. Esatto. E che, Wordle? Allora, Wordle o l'edizione italiana parole, scritto però con la bandiera italiana in mezzo, quindi par itletico. Aspetta, c'è la versione italiana. Sì. Che schifo. No, è bellissima. Praticamente è semplicemente un gioco dove hai una griglia. Anzi, la spiego più facile. Devi indovinare una parola, ok? Di 5 lettere. È sempre di 5 lettere. È sempre la meccanica, parola. No, non è sempre la stessa, cambia di giorno in giorno. Due cose belle di questo gioco. Una è che è giornaliero. Cioè, tu puoi fare una partita al giorno. Se la indovini, la indovini. Se non la indovini, non la indovini, devi comunque aspettare il giorno dopo. Bellissimo. Ed è uguale per tutti. Quindi ti puoi confrontare con amici e amiche, tipo, per vedere chi la riesce a... Allora, si ho appena avvicinato un iPad che ho scritto cacca alla webcam. Wow, c'è parole, quindi ho due parole al giorno, una in inglese e una in italiano. E praticamente questa, la meccanica è sempre la stessa. C'è una parola di 5 lettere che devi indovinare. Tu quando ne digiti una per, non so, audio, tipo una parola che ha dentro più vocali, le lettere o sono in grigio, e vuol dire che non ci sono, o sono in giallo, e vuol dire che ci sono, ma non sono in quella posizione, o sono verdi, che vuol dire che vanno già bene così. Tu quindi hai tipo 6 possibilità, per, avendo questi indizi che il gioco ti fornisce, per indovinare la parola. Ho appena beccato tipo le prime due lettere e l'ultima lettera sei giuste. A posto praticamente, perché adesso ti hai altri 3 tentativi per indovinare anche le due che ti mancano. Io ve lo consiglio, è un gioco super carino, che vi fa, non so come dire, pensare al vocabolario. In inglese è un pochino più tosto perché, anche se avete un buon inglese, ogni tanto capitano delle parole un po' desuete che dici vabbè. Però super bello. Fine ora vera dell'after show. Vado a giocare a Wordle. Grazie di averci seguiti tutto oggi. E volevo dire ciao. Live finita, cioè. No, scherzo, non andate via. No, la live è finita. Adesso andiamo avanti per ore. Quindi devi stoppare il recording. Stoppo non lo streaming. Recording. Non voilà, streaming. Perfetto. Grazie che ci avete. Oh, adesso ci svacchiamo. Madonna, mi tiro giù. Io devo fare 1000 pipì. Io no, ma ora ordiniamo delle... Scusa, 100 geni. 101. 101. Allora, ciao! Mettiamo il setup delle chiacchiere. Sì, chiacchiere.